dei 4.300 che possono accedere al Maffei Stadium ci sono anche tanti tifosi rossoneri, chiaramente non organizzati per quanto riguarda il sostegno a questa squadra. Marco, che ha bisogno sempre più di sostegno, diciamolo. Noi le adoriamo le ragazze, tutto l'anno che le seguiamo ci hanno fatto impazzire con risultati pazzeschi, ci sono individualità pazzesche, ma ci aspettiamo tanto anche da giocatrici meno blasonate. Attenzione, occhio di riguardo sicuramente per Vero Bocchetti e Yosegawa. Chissà, Marco, stavo guardando perché il Milan le finali le gioca in bianco e allora vedere così, come hai detto tu, ci fa respirare già la storia. Ma anche Maurizio Ganz ha la giacchettina bianca, Marco. E si è voluto adeguare, molto bene, vestito da sposa anche lui, vedi? Tutti in bianco per questa... Le nostre spose assassine. Per questa finale importantissima, lo diciamo, per chi non ha sfortunatamente seguito la stagione, il Milan ha conquistato la prima storica qualificazione in Champions League, raggiungendo il secondo posto a suon di record. Non ha mai perso, tra l'altro, contro la Roma, considerando tutte le competizioni, grazie a 5 successi seguiti da un pareggio proprio nel confronto. Ora un minuto di silenzio in memoria dell'ex nazionale campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo 70, Tarcisio Burnić, scomparso a 82 anni lo scorso mercoledì. Allora ci uniamo a questo applauso per Roccia, così era soprannominato per la sua prestanza fisica, Tarcisio Burnić, grandissimo campione che ricorderemo per sempre. E Marco, io ti chiedo dove potrà la partita subire degli scossoni, non solo tecnici, anche emotivi. Secondo me la chiave tattica sarà il centrocampo. Se saremo bravi a fermarle sul centrocampo, sono molto ottimista, anche perché le loro quattro davanti, perché si parla veramente di una forza anteriore devastante quando vengono davanti le romane, se siamo bravi a tenerle un po' indietro con la nostra infinita qualità a centrocampo, sono sicuro che potremmo toglierci grandi soddisfazioni. È tutto pronto, fischietto in bocca, allora per il direttore di gara comincia la finale di Supercoppa. Wow. Della Coppa Italia tra Milan e Roma, con la Roma che gioca al primo pallone con Swebi che gira dietro. In campo ci sono tanti titoli a livello individuale, 57 per il Milan e 40 per quanto riguarda la Roma. Marco, neanche a dirlo, la giocatrice che ha vinto più titoli, Yui Yasegawa, con 9 vittorie. Gran palla intanto per Valentina Giacinti, per Natasha Daoui, la conclusione! È solo profumo di gol. Madonna. Sul cronometro 32 secondi. Marco, subito un colpo al cuore. Io non me l'aspettavo un'emozione così forte subito, ragazzi. Attenzione. Il Milan è partito subito forte con una palla straordinaria di Vale per Tash, che ha guardato dritta negli occhi Camellia Ciasar, che tra le altre cose ha vinto anche 2 Coppe Italia con il Brescia, ma è la giocatrice in campo, pensate, che ha perso più finali e le ha perse entrambe con il Brescia nel 2017-2018, sempre contro la Fiorentina. Ma il Milan, Marco, è partito forte. Beh, se volevamo una partenza decisa l'abbiamo avuta. Molto bene. Le due davanti dialogano e hanno, durante la stagione, affinato, no? La musica tra di loro per rimanere in tema, e le vibrazioni che ci sono tra le due giocatrici. Beh, dopo neanche un minuto, subito si è visto che questa vibrazione è una comunicazione importante tra le due. Molto bene, molto ordinate anche dietro, dobbiamo rimanere molto concentrati lì dietro. Tra l'altro ci sono tanti dati statistici per questa partita e vorremmo quasi non nominarli, perché il Milan davvero ha fatto sempre bene contro la Roma, ma ricordiamo la Roma essere una squadra molto molto forte, costruita negli ultimi 3 anni, da quando esiste il Milan femminile, per arrivare in Champions, e quindi questo testimonia la bontà della rosa della Roma, che tra l'altro ha vinto ieri con la Primavera il suo secondo scudetto consecutivo. Roma Primavera che non perde da 2 anni. Facciamo i complimenti. E allora facciamo i complimenti anche alla Roma.
Roma, Giuliano, il grande ex di questa partita, gira dietro per Swebi. Lei quando viene pressata va un po' in fatica, lo dimostra subito con questo pallone. Fifi scucchiaia per Juve, si butta nello spazio, Vale, è partita, c'è dentro Natasha Daoui, il pallone arriva di prima intenzione, Swebi su di lei, grande fisicità per Ellison, fatica un po' in fase di impostazione, lo sappiamo, e stiamo andando bene anche a pressarla, ma oramai le due squadre si conoscono a memoria, si sono affrontate davvero tantissime volte, non ci sono più segreti. Tra l'altro partite sempre molto molto equilibrate, ricordiamo un 1-0 e un 0-0 al ritorno, per cui molto equilibrio anche nelle partite di campionato. Esatto, grande equilibrio, nonostante appunto nelle ultime quattro partite il ruolino delle due squadre sia pressoché identico, senza vittorie, ma il Milan aveva già praticamente conquistato la qualificazione al secondo posto. E allora il primo calcio d'angolo della partita è della Roma al minuto 4, 4 minuti vivi, sapevamo che ci saremmo divertiti, Marco, lo sapevano i tifosi e ci sono già grandi emozioni. Emozioni pazzesche, spero veramente che anche a casa riescano a sentire qualcosa, perché l'energia qua è incredibile. E allora il corner sul punto di battuta va al numero 10 della Roma, che è stato il primo storico numero 10 della storia del Milan femminile, ovvero Manuela Giuliano, grande, grande giocatrice, grande tecnica, pennellerà dentro. Attenzione al movimento delle giocatrici della Roma che partono cercando di rompere il castello costruito da Mister Ganz. Sulle punte ballano le rossonere, pallone sul primo palo che passa, la girata, hanno chiesto forse un tocco di mano le giocatrici della Roma, la prima sul pallone è Sertorini. Si respira anche in tribuna con un giro palla morbido dietro. Specchia, dobbiamo stare molto molto attenti sulle palle inattive, perché quest'anno, subito all'inizio dell'anno, era praticamente impossibile segnarci se non da calcio d'angolo, da punizione, per cui dobbiamo stare molto molto all'occhio. Siamo attenti, Marco, siamo attenti dietro. Nulla. Con grande, grande ordine in campo, e sembra che vogliamo lasciare spazio alle spalle della difesa della Roma per andare con la verticalità su Giacinti e Daoui. Là possiamo fare male, lo abbiamo appena dimostrato, però vedere insomma la Roma che mantiene così tanto il possesso palla da qua ci fa un po' palpitare, ma c'è grande grande attenzione, come dicevamo, soprattutto la linea difensiva. Poi vederle schierate così a 5 sulle loro ripartenze, diciamo, non incoraggia sicuramente le romane. Ricordiamo che Elena Linari è un grandissimo acquisto per la Roma, giocatrice pazzesca, dietro di fianco a Swebi ha dato grandissima qualità, grandissima esperienza, e dal suo arrivo in poi a gennaio anche la mentalità si è alzata in quanto a l'asticella di tutta la Roma sostanzialmente, perché un grande campione porta tanto in dote con sé, con la sua esperienza e non solo, ma noi siamo il Milan e finora stiamo dimostrando grandissime cose. Daoui sul pallone, c'è proprio Linari che anticipa il nostro numero 10, Bartoli viene incontro a giocare questo pallone, la Roma con il pallone sulla sinistra e un giro palla dietro, ancora grande tranquillità per Linari che porta palla subito in pressione. Molto bene. Bene, vero, che ruba un gran pallone, ora si gioca il 3 contro 2, il pallone è toccato da dietro da Manuela Giuliano, c'è fallo, chiede vero un cartellino giallo, la ripartenza era importante, l'arbitro dice ci penso io. E questo, questo è quello di cui abbiamo principalmente bisogno, queste ripartenze, queste palle rubate, ripartire velocissime. E arriva il primo cartellino giallo, lo rivediamo, netto, clamoroso, grande intelligenza tattica, esperienza per vero, che ha capito, ha annusato prima dove arrivava quel pallone, ha anticipato leggendo molto bene, con grande esperienza. E poi la ripartenza, quando ti punta vero è difficile da contenere. Giuliano con altrettanta esperienza, cosa ha fatto? La messa giù e il cartellino giallo è sacrosanto. Dicevamo delle palle inattive, perché da qui c'è la maledetta di Juve con il destro, c'è anche il sinistro di Tucceri, Agard cosa fa? È in zona oppure no, non è pronta a calciare. La distanza però è notevole, perché siamo intorno ai 23 metri, Marco. Chi calcia? Secondo me calcerà Juve Hasegawa, quasi sicuramente. Anche se nelle ultime partite abbiamo visto uno schema in cui all'ultimo momento Hasegawa si allargava sulla sinistra correndo come una forsennata per liberare lo spazio, richiede uno scarico, per cui non esclude neanche questa ipotesi. Lei, Juve, va sempre dritto per dritto, calcia a lei, guarda il primo palo, gli dà uno schiaffo alla palla, come una flot in pallavolo, la palla scende e finisce sul primo palo, così ha segnato il primo gol con la maglia del Milan. Juve, Hasegawa, mette il mirino, Juve questa volta, il pallone
è basso, peccato, però ci siamo, seconda conclusione nello specchio, il Milan è vivo, il Milan deve costruire anche da pallone attivo. Ottimo atteggiamento di Natasha Dowie in questi primi minuti, si è fatta trovare sempre, sempre nel posto giusto, al momento giusto, con grande intensità. Tra l'altro Yui Hasegawa è la centrocampista con il valore più alto in media partita, è stata coinvolta in media in 5,22 tiri a incontro col Sassuolo, ci ricordiamo la penultima giornata, quella che ha dato la qualificazione in Champions League storica. Hasegawa ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha calciato praticamente sempre solo lei. Beh, che sei una giocatrice pazzesca, abbiamo avuto tutti modo di vederla in questi ultimi mesi, molto molto felici di averla con noi. Eh sì, va detto, per chi si affaccia magari solo oggi per la storia, no? Per questa grande competizione, Yui Hasegawa insieme a Vero sono due giocatrici internazionali, due giocatrici che conoscono in tutto il mondo. Due giocatrici con due storie molto diverse, però entrambe hanno avuto già delle... Vero Bocchete è praticamente un'istituzione del calcio femminile e Yui Hasegawa in questo momento uno dei maggiori talenti in assoluto a livello mondiale. Sertorini, il cross di Lecce, Valle Berga, molto attenta, aspettiamo le sue galoppate che arriveranno tempo al tempo, tempo e spazio, li legge sempre molto bene e quando ha palla Maurizio Ganz dice sempre a Valle punta, punta, perché sa che lei con le sue doti atletico-tecniche può creare superiorità numerica, questo è importante. Subito con le mani la Roma per Paloma Lazzaro, che è subito pressata dietro, le nostre tre hanno fatto sempre molto bene, ricordiamo che c'è anche in panchina Giorgia Spinelli che ha conteso a Vitale sostanzialmente gran parte delle partite, a Garde Fusetti sono sempre state lì colonne della difesa invece imprescindibili. Eccola qui Vero, avete guardato che giocatrice, Veronica Di Vero, e palla per Valle Giancinti che può giocare l'uno contro uno. Attenzione, entra in area di rigore, Swebi c'è anche Vale che guadagna la rimessa laterale in zona offensiva. Questo per il Milan, l'atteggiamento giusto del nostro capitano a dare l'esempio. Hasegawa lascia il pallone per Linda Tucere Cimini con le mani, la chiama il capitano questa palla, c'è anche dietro Fusetti, si muove Yui, viene incontro Tash, ecco il pallone per il 10, la sponda, è uno schema, un 1-3 che non si è chiuso. Andressa, a proposito di talenti, anche Andressa è una giocatrice fuori categoria, una Roma molto ordinata, gioca senza forzare, non cerca mai di andare oltre, gioca molto sicura. E allora è così che ha impostato questo avvio di gara Betty Bavagnoli con Bartoli, viene incontro a giocare chiaramente Manuela Giuliano, la verticale è per Serturini, ancora Giuliano sventaglia dall'altra parte, il pallone non è preciso ma riesce Sofia a mantenere il possesso di palla e a girare a Bernauer. La sensazione che ho fino a questo momento è che entrambe le squadre stiano un po' facendo quello che avevo previsto di fare, cioè la Roma con questa attenzione, che palla di Yui Hasegawa, attenzione Fifi, potrebbe tirare da 60 lì. Metri la sterzata, mette a sedere l'avversario Fifi, arriva come un treno sul binario 2 Valentina Bergamaschi, Fifi carica al destro, centrale al Milan è presente e vuole svegliare, tenere viva Camelia Ceasar, altro ex della partita, secondo portiere nel primo anno, proprio alle spalle di Maria Maia Corenciova, lei che tra le altre cose ha vinto anche due Serie A e 4 Supercoppa Italiane sempre con il Brescia, che si aggiungono alle due Coppa Italia già citate. Oh, è già la seconda, terza volta che riusciamo a rubare la palla lì a centrocampo ripartendo dalle loro compassate azioni, per cui molto molto bene, ottimo segnale. Come ti dicevo prima, bisogna tenerle lì, solo adesso. È una chiave tattica, Vero nel centrocampo in questo momento gioca vertice basso, si intercambiano tanto le tre tenendo Yui Hasegawa sempre mezzo sinistro, perché è giocatrice che ambidestra, può giocare con entrambi i piedi, chiaramente può farlo anche Vero allo stesso modo, ma Vero in quella posizione può anche alzarsi in posizione di tre quarti per andare a dare sostegno alla coppia d'attaccanti Valentina Giacinti e Natasha Dowie, come in questo caso si è alzata, ovviamente grande lettura e grande esperienza ancora. Perché Vero è una giocatrice che parla tanto e dà indicazioni importanti. Attenzione a Serturini, la giocata su Vitale, c'è Valentina Bergamaschi a chiedere. Allora il secondo corner della gara, ancora della Roma.
questo lavoro qua che abbiamo, questa scena che abbiamo appena visto sarà fondamentale in questa partita. Uno, perché Anna Maria Sertorini è assolutamente un valore indiscusso. È molto importante anche questo che hanno appena fatto le ragazze, cioè questo raddoppio proprio sull'attaccante, sul fondo del campo. È quasi regalato questo calcio d'angolo, guarda, per quanto abbiamo giocato bene. E allora attenzione al secondo corner. Questa volta cambia schema la Roma, posiziona quattro giocatrici sulla linea di porta ad uscire, con Elena Linari pronta a buttarsi dentro. Il pallone arriva a centro area, Sofia lo controlla, arriva Fusetti, il nostro numero 6, che guadagna anche fallo. Allora possiamo riposizionarci e tornare a respirare nuovamente. Fusetti è un tassello, a proposito di giocatrici imprescindibili, è uno dei difensori centrali più forti che l'Italia può vantare. Con noi ha sempre giocato partite sopra la media. Intanto qui Vero e Vale e Giacinti lamentano quasi un'ammonizione per non aver permesso la ripartenza veloce al Milan. Corenciova sul punto di battuta, chiama palla Tash, che si è aperta sulla destra e si è intercambiata Yui adesso con Vero, con Fifi vertice basso, la spizzata di Tash, il controllo quasi da ballerina di Valentina Giacinti, che ha arpionato un pallone impossibile. Ciasar, Swebi, Sofia arriva come un treno in pressione, Linda, e allora sbaglia la Roma, riconquista solo per un attimo Yui. Ancora Bernauer, gomito alto qui, attenzione, prova la giocata, ruba palla Linda, riparte il Milan con Yui, aveva chiamato palla profonda Tash, non si erano capite le due. Riparte la Roma con Linari, c'è poco tempo per pensare in questo inizio di partita, 15 minuti di spettacolo al Mapei Stadium. Andressa disegna un corridoio molto bello, l'altro 7, la nostra Valle Berga mette in corner il numero 3 della partita, il numero 3 delle gialle rosse, e quando palla Andressa tra le linee diventa davvero imprevedibile. Pallone così, è un bel pallone, attenta comunque Vale. Giuliano torna nella sua mattonella e noi siamo qui ancora una volta a attenzionare questa palla inattiva, con la Roma che torna alla prima idea di corner, quello battuto dopo pochi secondi, con tutte le giallorosse a partire da fuori. E noi abbiamo tutte le giocatrici in area invece. La spizzata qui con corpo da karateka da parte di Paloma Lazzaro, che dopo gli anni alla Fiorentina ha trovato grande continuità anche in zona gol con la Roma, confermandosi attaccante importante, attaccante di gioco, attaccante di raccordo, attaccante tecnico, ma che in area di rigore sa fare gol, e questo è quello che conta. Indicazione intanto di Mister Ganz, ha detto: le nostre guerriere hanno sempre dato tutto, sono a loro molto grato, perché in allenamento hanno la fame, hanno la voglia di imparare, di migliorare, di conoscere, di crescere. Io non ho mai dormito, non dormirò neanche stanotte. Chiederemo dopo com'è andata Mister Ganz, sempre elettrico come da giocatore. E ancora la Roma a muovere il pallone. Bartoli e Sertorini stanno giocando tanto su quel versante di campo. Sofia, attento il Milan che disegna questa linea 5, anche perché dietro ci sono Sertorini e Tomà da tenere sotto controllo. Paloma Lazzaro, Yui capisce sempre prima il calcio, e allora Tash la spizza per un attimo, e Eliso Swebi nel cerchio di centrocampo fa ripartire una nuova azione offensiva della Roma, ancora da sinistra. Bartoli viene dentro al campo, appoggio a Giuliano. Bernauer alza la testa, vede la profondità, pallone troppo su Maya Corenciova. La palla ce l'ha loro, ma se continuano così va più che bene, perché le stiamo controllando bene, c'è un ottimo giro palla della Roma, ma noi ci siamo. E diventa fondamentale in questo avvio di gara i quinti, il gioco dei quinti, perché Vale Berga e Linda devono anche andare a disturbare là davanti, no? A tenere bassi i terzini, a mettere un po' di pepe a Tomà e Sertorini, che devono venire a raddoppiarle e non giocare così semplici. Dall'altra parte, quando giochi a 5 dietro, i trequartisti esterni sono proprio là, no? Alle spalle dei quinti, a darti fastidio nello spazio, ma se partono già lì, come dicevi Marco, fanno meno paura. Assolutamente. Sofia, Fifi a dare fastidio ancora a Linda, ancora d'anticipo, grande cattiveria agonistica da parte della nostra Linda Tuceri Cimini.
tre stagioni straordinarie per lei, che a sorpresa è la quinta miglior marcatrice nella storia del Milan, ed è un terzino, vero, si gira, vero, ha poco spazio davanti, lo prova a prendere tutto fino in fondo e il pallone carambola quasi al nostro capitano, ma ha alzato la testa, si erano aperte le nostre due bocche di fuoco davanti, allora ha dovuto mettersi in proprio vero. Anche linea sulla tre quarti del Milan, che non alza tanto la linea disegnata da Agar, che ora esce forte, si stacca rompendo questa linea. Continua a giocare però la Roma con Bartoli, Serturini, il binario sinistro della Roma sta funzionando, così come Yuya Segawa, sempre sul pezzo. È da ammirare questa voglia che ha la Segawa, nonostante la qualità pazzesca che ha, di tornare sempre a recuperare palloni, a pressare. Dà veramente un grande esempio anche ai compagni. Di testa Andressa allontana due volte il Milan. Giacinti! Attenzione, perché qui ripartivamo e questo qui sa di cartellino giallo, che non arriva però, attenzione, perché anche qui Vale sta chiacchierando col direttore di gara, ha preso posizione, c'era un uno contro uno, allungato la gamba sinistra, si vede bene da questo replay, non c'è stato però il fischio dell'arbitro. Tra l'altro Valentina Giacinti, capocannoniere della Coppa Italia fino a questo momento, ha 5 gol insieme ad Andressa e anche a Marinelli, Staszkova e Gliona, chiaramente loro saranno inchiodate a 5. Vero, recupera un altro pallone Linda, peccato, se fosse passato si apriva un'autostrada per le nostre. Yui tocca di destro e di sinistro, sussurra il pallone, il danza con la sfera e serve Linda, anzi Vero, Linda è aperta e riceve in questo momento a muro per l'87 del Milan, in mezzo a due, Vero, molto bene Yui, si gira, palla incollata al piede, Tash comunque arriva bene su questa palla, fallo. Fallo di Tash, che aveva tirato con la legge dell'attrazione questa palla che girava verso di lei. Roma che è arrivata in finale con un percorso secco nel girone, ha superato Tavagnacco e FC Roma, ai quarti di finale la Florenzia con un 10-1 totale e poi la Juventus che era la grande favorita anche per questa competizione. Lisei Tomà, salta Fusetti, Tomà, la scivolata di Linda, non c'è fallo, lamentano adesso le giocatrici della Roma l'intervento di Paloma Lazzaro, rivedremo il replay. È difficile scegliere di andare giù in area di rigore per intervenire in questo modo. Linda è scivolato, no, è andata giù, no, da sola, è andata giù da sola. Marco, mi sono spaventato molto perché qua nel calcio femminile sono praticamente, non esistono le simulazioni, cioè sono estremamente corrette le ragazze, per cui di solito quando ne va giù una è fallo. Esatto, per cui sto giro ho perso qualche anno di vita, ma va tutto bene. Abbiamo visto il replay, è stata brava anche per il direttore fortuna di gara a non fischiare, pallone buttato in area di rigore, Fusetti allontana, siamo lì arroccati dietro, mentre il Milan invece è arrivato a questa finale battendo nel girone F Urobica e Cesena, poi il Sassuolo con un doppio pareggio in semifinale ha ribaltato il 2-1 contro l'Inter, la sconfitta con un 4-2, doppia Vero, doppia Daui, Vero Bochete ha scelto il momento esatto per fare il primo, i primi gol con la maglia del Milan. Vero Bochete che tra l'altro ha ufficialmente rinnovato il contratto di un altro anno con il Milan, il tacco di Bernauer. Daui, coraggioso, guerriera, così come la nostra Valentina Giacinti, guadagna e adesso saliamo tutte e stiamo là. Infatti la squadra sta portando sul baricentro, speriamo di tenerle un po' distanti, se no rischiamo di stancarci un po' troppo. Eh sì, perché questo possesso palla della Roma da vedere è innocuo, è vero, ma da giocarci contro ti fa correre e ti fa stancare. Tucceri sul petto di Vero, che anche quando per sbaglio commette un errore guadagna sempre palle. Vero dice palla nei piedi, un tempo di gioco guadagniamo, non sul petto, dammela di prima che la sventaglio io. Tucceri, si cerca sempre Tash che è la regina della protezione della palla. Tomà, manca l'aggancio e allora Linda
arriva da dietro Fusetti a salire, bella la palla per Valentina Giacinti che non ci pensa due volte, calcio in porta, sventaglia in area, Chiasa riesce. Tra l'altro ben 5 dei 13 gol segnati dal Milan contro la Roma sono stati messi a segno da Valentina Giacinti, non è una sorpresa, segna sempre il nostro 9. Tucceri Cimini, e adesso siamo noi a dare un giro dietro con grande calma con l'Uraga, viene incontro Fifi, e lei il play, e lei la mente di questo Milan, e allora muove i fili sulla sinistra Fusetti, questa palla è interessante tra le linee, toccata duro da Eliso Swebi, va giù Valentina Giacinti, toccata sul tendine dietro. Noi siamo faziosi ma stiamo subendo tanti falli, amico mio, sì. Questa sera. Eh sì, un paio di cartellini, ne è arrivato uno, Manuela Giuliano, un altro paio potevano arrivare, soprattutto per il fallo su Giacinti prima e su un altro fallo di Vero. Qui Alison Swebi entra forte, ma noi adesso ci gustiamo la pennellata di Linda Tucceri Cimini dai 45 metri almeno, linea altissima della Roma, noi ci infiliamo dentro, pallone in area, la spizzata! Arriva Valentina Bergamaschi di testa, Giacinti la rimette in area di rigore, allontana nuovamente la Roma, arriva per prima Laura Fusetti che allarga per Valleberga, controllo di petto, cerca sostegno, l'unica rossonera dietro di lei è Fifi. Giacinti bene, di qualità per Asegawa, arriva il raddoppio da parte di Giuliano a togliere il pallone a Asegawa, capisce ancora tutto Linda, Tucceri Cimini carica addirittura il mancino, era un tiro, era un cross, non lo so, ma ha caricato, grande partita di come ha caricato su Tomà in questo momento, il sangue e il fuoco negli occhi delle nostre ragazze si vede anche da questo atteggiamento volitivo propositivo. Non manca la concentrazione, non manca la voglia, non manca la garra, molto bene. E allora ancora Roma con Bernauer che si apre in posizione di terzino destro per tessere gioco. Tomà ha ricevuto da Sofia che ha scambiato posizione momentaneamente con Bernauer che le dice resta un attimo là Linari. Viene incontro a giocare Paloma Lazzaro a cucire gioco. Bernauer è restata lì in posizione di esterno basso. Fusetti, c'è fallo, ci ha pensato un attimo il direttore di gara. Laura Fusetti è arrivata secondo il direttore di gara in ritardo e poi parla Laura che dice non sono così convinta, rivediamo. Beh, stasera se le stanno dando un po' più del solito le ragazze. C'è in palio una coppa. La posta in palio è troppo grossa. È troppo grossa, allora ogni palla diventa la palla decisiva, ogni palla è da vincere, è da conquistare, bisogna battagliare proprio su ogni sfera. A proposito di Vale, che ha segnato tanto con la Roma, e ti dico Marco che tre delle ultime quattro reti su azione segnate dal Milan sono state messe a segno da Natasha Daoui, tra cui appunto la doppietta in Coppa Italia contro l'Inter di cui sopra. Che ci ricordiamo bene, bene. Attenzione al sinistro di Andressa, a girare verso la porta. Maia Guanciova è già pronta ad uscire, guardate la posizione, pronta a scattare. La linea disegnata da Laura Fusetti a guard è quella dei 16 metri. Partono da fuori ovviamente le giallorosse, pallone in area di rigore, la spizzata, la sfera che resta lì, rimessa dal fondo, c'è grandi lamentele da parte delle giocatrici della Roma. Il Milan è ripartito con Vero Bocchetti praticamente sola con metà campo spalancata, deve fischiare l'arbitro, dice, è vero, anche qui si lamenta, c'è grande tensione in campo perché è vero, era stata messa davanti al portiere, forse lamentava un calcio di rigore qui, ma Bartoli non mi sembrava esserci sostanzialmente, la botta l'ha presa, ma anche secondo me non c'erano le strette, un contrasto aereo di rigore, sì. Un contrasto aereo, sono volati 27 minuti, Marco ti aspettavi un inizio così, me l'hai già detto, ma dopo 27 minuti mi sembra che ognuna delle 22 giocatrici la stia affrontando proprio come una finale, per cui c'è grande voglia, grande concentrazione, ma stanno tutte molto attente a non fare la cosa sbagliata e questo non vorrei che diventasse alla lunga un freno, un po' di paura in campo, però molto bene qui, noi riconquistiamo. E allora adesso giochiamo con
i sapienti piedi di Vero, guardate che finta, anche su Andressa, a destro e sinistro, la sventagliata, il pallone che arriva a Fifi. Giacinti perde il tackle con Zuebi. Ciasar apre sulla destra con Sofia. Viene incontro Giuliano. Asegawa è pronta a tamponare, ma riconquistiamo ancora un altro pallone, lo tiene buono e vivo, respira questo pallone coccolato da Fifi, che verticalizza, poca profondità, grande qualità tecnica con il mancino, ci ha provato Fifi. È un peccato non essere freddi lì proprio negli ultimi metri, ma la concentrazione totale, la quantità di palle intercettate sta diventando veramente notevole. Agar vitale. I braccetti diventano spesso registi, lo diciamo, è così vitale ad aprire per Valeberga. Il tacco di Asegawa viene dentro, Valeberga dall'altra parte, Fifi il controllo, Fifi con il destro centrale, respinge Cesar. Siamo sempre noi a cacciare in porta, nonostante tutto, nonostante il possesso, nonostante la Roma col baricentro alto, è il Milan. Bella partita ragazzi. Che palla gli ha dato qua. E qui a proposito di paura, Cesar non ha bloccato il tiro centrale, per nostra fortuna ci ha dato una seconda chance Cesar, buttando il pallone in area di rigore. Ma non era facile neanche per il portiere, perché ha tirato subito Fifi, era sbilanciato e ha tirato comunque, effettivamente nonostante fosse centrale l'ha messa in difficoltà. La Roma in leggera difficoltà, lo capiamo dai cori dei tifosi della Roma che intonano per le proprie giocatrici, come a dare sostegno in un momento non semplice per le giallorosse, ma il Milan con calma spegne tutto, l'azione e i cori. Cesar, Fusetti, Vero chiama a portare palla Laura Fusetti, che lo fa. Ancora Laura, verticale per Daui, pronta dietro Giacinti a prendere l'eventuale spizzata del nostro 10. Vero. Quanta qualità. E tranquillità per Vero Veronica Bocchete. Torna dietro a Gard, che ha vinto 3 coppe nazionali in Francia però. Bellissima palla di Yuya Segawa per Vale. Vale in area di rigore, Vale. Okay. Si è alzata la bandierina del secondo assistente. Fuori gioco, non è d'accordo Vale. Rivediamo con grande calma la qualità di Yuya Segawa, si vede da queste giocate. Valentina... E forse il terzino sinistro, Bartoli a tenerla in gioco, Valentina ha sorriso, ma un attimo prima aveva gli occhi da assassino quando gli ha fischiato sto fuorigioco. Bartoli era leggermente più bassa rispetto alle centrali, forse la teneva. Ma non siamo qui per far polemica, peccato, dai. Peccato. Il rigore è quando arbitro fischia, d'altronde, amico mio. Esatto. Allora torniamo in cronaca sulla rimessa laterale di Sofia, che con calma decide di mantenere questo possesso, come sta facendo la Roma nel primo terzo di gara, che se n'è andato in questo momento. Asegawa ancora anche in fase Asegawa difensiva, e giocatrice questo, completa. Di questo ti parlavo prima, di quanta voglia abbia di tornare ogni volta, grandissima. E qui invece volevo farvi notare questo passaggio di prima di Mancino, di Corenciova, che con lo staff di Mister Beretta ha lavorato tanto e bene anche con i piedi. Giocatrice che molto brava in porta, esce e legge prima le azioni, gioca sempre molto alta e con i piedi. È una giocatrice totale, come si dice in questi casi, per il campionato. La risposta femminile a Neuer, si può dire in qualche modo. La sua forza sono queste uscite spericolate, da libero praticamente. Libero aggiunto. Esatto. Linda con le mani si muove, la nostra trottolina giapponese Yui. Riceve però Vale in mezzo a due, pallone esce, si guardano primo assistente e arbitro e alla fine si sventola verso la porta di Corenciova per la rimessa Roma, che ha pareggiato 3 delle ultime 5 partite considerando tutte le competizioni, perdendo le 2 gare rimanenti nel parziale. Ancora Milan con Vero che si abbassa a prendere questo pallone laddove non c'è Fifi, impegnata in un'altra zona di campo. Grande intercambiabilità, come si gira Natasha Daui, aspetta il treno su binario 2 che arriva ma viene ignorato e allora si torna da Vitale. Vero avrebbe la giocata semplice con Vitale, ma lei muove i fili della partita, i tempi del match li sceglie lei, il direttore d'orchestra Vero Bocchete. Vitale verticale Linari a capire la traiettoria, qui è un bel match con Giacinti,
che va a stoppare anche un rinvio potenzialmente innocuo ma allo stesso tempo potenzialmente pericoloso. Non si molla nulla, non si molla neanche un centimetro. E allora su ogni pallone, ogni centimetro, anche sfere lontane 80 metri come questa, nostra Valentina Giacinti, che non ha mai vinto una Coppa Italia, lei una Supercoppa italiana, un campionato di Washington, però lei che ha perso una finale Fiorentina-Brescia sempre nel 2018. Ma oggi è una rivincita per diverse giocatrici nostre, eh? Anche per Laura Fusetti. Sì, esatto, anche esatto. Per Laura Gord. E qui è Bernauer, sta giocando una gran partita anche Bernauer, giocatrice essenziale per la Roma. Attenzione alla ripartenza proprio della Roma con Serturini, che scambia pallone, si butta nello spazio, la giocatrice probabilmente più veloce della Roma, Serturini, ma l'arbitro fischia e ferma il gioco. Ma non sbagliamo se diciamo che Anna Maria Serturini è la giocatrice più veloce nel lungo soprattutto della Roma. Ma io trovo che sia un talento pazzesco ed è la ragazza che stasera della Roma temo di più essere. Bernauer, Sofia di fianco a lei, allora la giocata semplice, gioca facile per il 4 della Roma, la chiusura di Linda prima, di Fifi dopo, Andressa con il mancino apre ancora per Serturini, che gioca sempre l'uno contro uno, arriva a sovrapposizione interna di Bartoli che si gira in area di rigore, non so se fosse in fuorigioco Paloma Lazzaro, quello che è certo che Maria Maia Corenciova era lì sul pezzo, attentissima a guardare questo pallone, a bloccarlo. Anche il lavoro di vigilanza di Valentina Bergamaschi su Anna Serturini è d'oro, di diamante, preziosissimo. Andressa su di lei, Asegawa, Bernauer, c'è vero che sta correndo tanto senza palla ma non perde lucidità in fase di possesso. Ora abbiamo una buona soluzione, siamo pochi in avanti, si è buttata Fusetti, il dribbling non va ma il pallone resta bianco con Dawi, mezzo a due, la sterzata di Tash, Bartoli mette anche il corpo quasi stile rugbistico a fermare Natasha Dawi, che apre le braccia, chiede spiegazione al direttore di gara. Verticale troppo profonda per impensierirci, speriamo sia così. Calcola tutto col brivido col goniometro e noi qui con squadra e compasso a capire se quel pallone poteva essere di Corenciova, che sa tutto prima, l'abbiamo detto e ce lo ha dimostrato. Che palla, bellissimo, di prima intenzione, fuori gioco subito, alzato la bandierina, anche qui illuminante il pallone di Valentina, tutto di che prima. Questa volta col compasso gira per Tash, vediamo, secondo me un bel ni anche qui, ma la giocata di Vale Giacinti è davvero qualcosa di straordinario e strepitoso. Intanto inquadrate anche alcune tifose appassionate di calcio femminile, la giocata di Tomà che con il destro si orienta verso il centro del campo, Andressa e Bartoli sostanzialmente sta facendo l'esterno offensivo aggiunto. Andressa, attenzione, ai 16 metri non andiamo in scivolata in area di rigore così a guard, calmissima. Mazza, sangue freddo, pennella per Fifi di prima in verticale, adesso un bel muro qui per Fifi, pallone che continua ad essere della Roma con Fusetti che corre con un piccolo acciacco, la vediamo in mezzo al campo, è rimasta giù però, attenzione, allora Valentina Giacinti può ripartire ma diverse giocatrici potrebbe tornare, sono purtroppo due giocatrici, allora è vero, a mettere in fallo laterale, poi un abbraccio con Manuela Giuliano, con Vanessa Bernardo, chi è Sofia? Ma sì, Sofia a terra con Sofia. Maurizio Ganz che sta parlando col quarto uomo a chiedere spiegazioni e sta parlando anche con panchina della Roma. Rimane a terra, rivediamo. Non sembrava un fallo così doloroso. O è caduta male perché si tocca il fianco. Spiace molto ginocchio. Vedere. Ginocchio. E allora il più classico dei ginocchio contro ginocchio.
approfittiamo del momento un po' negativo per la ragazza per sottolineare che questo è un prospetto molto importante, una ragazza giovanissima che sta migliorando molto partita dopo partita. Non parliamone troppo bene perché si tratta comunque dell'avversario, però mi spiace talmente tanto vederla lì a terra che... Assolutamente, intanto giovani tifose del Milan femminile in tribuna, si rialza Sofia. Specchia, ma quanto è bello rivedere pubblico allo stadio, piano piano, ma vedi, stanno tornando. Eh sì, è tutto molto bello, per fare una citazione, davvero davanti a noi poi sono i tifosi, sono posizionati nella posizione proprio frontale alla nostra. E quindi li vediamo, li gustiamo, li abbiamo visti anche prima, lo ricordiamo, c'è stato tutto il percorso da seguire per poter accedere chiaramente allo stadio, quindi con eventuali tamponi piuttosto che certificati Covid. E ricordiamo, a proposito di tifo, che il coprifuoco alle 24 è presente per il pubblico e quindi è possibile guardare la partita, perché abbiamo visto in altri sport il pubblico dover abbandonare lo spettacolo ad un certo punto, quindi è importante sottolineare anche questo proprio per rimanere in tema pubblico, Marco, ma si rigioca e allora tuffiamoci in questa gara che ci sta dando tante sensazioni, tante vibrazioni, con Bernauer che sta facendo un match straordinario, probabilmente la migliore in campo insieme a Serturini della Roma. Si sta anche confermando il trend degli scontri diretti di questa stagione, perché se 0-0 e 1-0 sostanzialmente grande equilibrio e pochi gol purtroppo fino adesso. Intanto Sofia è tornata in campo, avete sentito gli applausi, era dall'altra parte. Intanto si scaldano anche delle giocatrici del Milan, è un po' da prassi, no? Attivazione muscolare per tenerle sempre vive, pronte per qualsiasi evenienza. Vediamo Spinelli, Mauri, Salvatore Rinaldi e Rizza. Tra l'altro Deborah, Salvatore Rinaldi è l'unica giocatrice. Cartellino giallo, intanto ti sorprende per la direzione di gara, il giallo sventolato a Vitale, che rimane sorpresa quanto noi almeno. Mi sono sorpreso due volte, uno per questo bellissimo gesto tecnico di Elisa Bartoli, che ricordiamo è un difensore, per cui vedere fare queste cose fa piacere nonostante si tratti dell'avversario. E la stessa Vitale si è trovata in difficoltà, se non è sorpresa, ma ancora più in difficoltà sono io per questo giallo, perché ce ne sarebbero state a questo punto altri sei. Esatto. Però va bene, prendiamo per come sta. Ne prendiamo atto. Prendiamone atto. Tra l'altro siamo stati interrotti su una curiosità che vi vogliamo dare, perché si sta scaldando tra le altre la nostra gladiatrice, l'Amazzone, il nostro attaccante, la nostra Tomb Raider. Esatto, la nostra Deborah Salvatore Rinaldi, che è l'unica della squadra ad aver vinto una Coppa vinta. Italia, esatto, con la Fiorentina. Lei ce l'ha in casa in soggiorno una Coppa Italia, è l'unica, quindi. Esatto, attenzione Marco, perché la rincorsa è di quelle che non promettono bene. Vuole calciare in porta Linari, ha un gran destro, vediamo, nonostante la posizione, buona tecnica e buona preparazione al tiro, anche buona potenza. Pallone centrale alto, allora riparte nuovamente il Milan, mentre rivediamo la conclusione. Se non sbaglio non è la prima, ma ci ha provato con qualche pizzicata la Roma, con Paloma Lazzaro, un colpo volante, ma poco altro. E invece qui Giacinti di prima sull'inserimento di Fifi, e allora recupera. Stavo guardando le condizioni di Fusetti, prima mi sembrava un po' acciaccata, invece adesso l'ho vista correre bene, per cui meno male. Sì, esatto, avevo notato anch'io questo piccolo acciacco nella corsa lontano dall'inquadratura. Vero, in un fazzoletto lo srotola, capisce che c'è la pressione su Yui, ma che tutta fa questa qualità è legale, Specchia, si può? Non lo so, chiederemo troppa roba, chiederemo a qualcuno del mestiere. Tomà ruba il pallone, è proprio a Vero Fifi, è lì, attenzione al tunnel, qui ha provato i due addirittura Andressa col cucchiaino. Tutto zucchero, Jose Gava, era andata via ad Andressa. E a proposito di qualità, in un fazzoletto, un flipper, tutta gioia, tutta bellezza, in mezzo al campo. Agar, Fifi lì di fianco, restituisce palla al 36, uno sguardo verticale. Il pallone passa, Natasha Daoui,
col brividone questa volta, non il brivido, è l'Iso Swebi ad allontanare ogni turbamento. La terza volta che entriamo in aria così e funziona, hanno lavorato bene, l'hanno preparata bene, perché questa formula qui è questione veramente di pochissimi centimetri. Continuiamo così. Si capiscono, e allora contromovimento a sfruttare, e quando va Linda Tucceri Cimini, per chi non lo sapesse, è un tiro in porta, anche da corner. Sono tutte lì, ne abbiamo fatti molti con questo schema, 43 sul cronometro, il gioco delle coppie in area di rigore va verso la porta, era uno schema che ha sempre funzionato e oggi non è andata come volevamo, ma siamo sempre speranzosi quando Linda Tucceri Cimini sussurra prima di calciare quel pallone. E vediamo se gioca corto la Roma con Kamendachi Azar, con le due centrali lì di fianco. Ti ricordi all'andata che hanno fatto casino su questa situazione? Sì, difficilmente replicabile, Marco, e allora dovremmo segnare in altra maniera. Tomà va via, ma la pressione, il francobollo sulla schiena con scritto Linda Tucceri Cimini, appiccicato quasi al 19 di Tomà. Ancora per Daui, si cerca sempre lei nella gittata con le mani. Sofia viene fuori bene. Linari. Si alza la Roma e sulla sinistra fanno sempre paura quando partono con Bartoli. Davvero trequartista aggiunto, nonostante la posizione di esterno basso. Qui il primo errore della partita di Bernauer. E gli applausi di Tash verso la squadra caricata subito con le mani per Yui Hasegawa. In mezzo non c'è ancora nessuno. Yui va di prima nella ricerca della sorpresa, ma Linari non apre l'uovo. Ancora Yui, riconquista Daui, entra appena in area di rigore, mette il muso dentro ma esce subito. Bergamaschi, il traversone non è deviato e allora si ripartirà con una rimessa dal fondo. 44 sul cronometro, manca un minuto, più recupero che non dovrebbe esserci, perché sostanzialmente si è perso poco tempo. Siamo alla fine di un primo tempo che è partito forte con grandi emozioni e poi la fiamma si è quasi un po' spenta. Però devo dire bene, stiamo giocando bene e abbiamo intercettato una quantità di palloni che mi fa ben sperare, devo dire. Questa volta migliorare solo negli ultimi metri, l'ultimo passaggio, però molto bene, dai. Sì, con la Roma alta il nostro baricentro è basso e fatichiamo ad accorciare tutte insieme, a dare sostegno a Daui e Giacinti, che allora rimangono lì e devono vivere di giocate. E Valentina ancora non è partita, quasi tutte le azioni, se non una con Valentina, sono state per Natasha, per cui aspettiamo anche alcune azioni dalla sinistra, perché Vale su queste ripartenze è veramente bestiale. Fusetti lascia passare il pallone, il quarto uomo in realtà è pronto con la lavagnetta del recupero, allora ci sarà recupero. Cimini per Fifi, Raffilo Gianni in mezzo a due, Tomà esce col fallo e allora ecco la lavagnetta che si alza. Un minuto di recupero, ancora 55 secondi da giocare e a questo punto, nonostante il sole che ha fatto da protagonista in tutta la giornata, adesso si potrebbe andare a bere un tè caldo perché la temperatura si è notevolmente abbassata con un piacevole venticello. Attenzione a Sofia, attenzione a questi ultimi secondi della prima frazione di questa finale di Coppa Italia. Tucceri Cimini chiude. Bravissimo. E poi arriva anche la chiusura. Bravissimo. Con personalità, forza, testa alta e petto in fuori di Laura Gard. E poi Vero a cercare Vale. Vero dice vieni incontro. Vale cerca sempre il suo campo, cerca sempre di sprigionare i suoi cavalli, la sua velocità in campo aperto. Qui Vero voleva una giocatrice incontro. Sofia con le mani. Tucceri è sempre sul pezzo, ma fischia due volte il direttore di gara. Allora noi, Marco Castellani Garrincia, il nostro bassista preferito delle vibrazioni, noi ci sentiamo tra poco per vivere le emozioni di questa prima storica finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. A tra poco.
ritrovati dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si sta giocando la finale di Coppa Italia femminile, la prima storica per Milan e Roma. Una gara equilibrata, ce l'aspettavamo, come la storia ha insegnato e ci ha raccontato in questo inizio di calcio femminile per le due società. È un primo tempo che è iniziato con le fiammate di Dawi, che è andata vicino al gol, e con un Milan pronto a ripartire, attento dietro, una Roma che ha provato a pungere, a pizzicare con conclusione dalla distanza, qualche traversone dall'esterno, soprattutto con il binario sinistro composto da Bartoli e Serturini, che ha creato qualche grattacapo, ma le occasioni migliori, Marco Castellani Carrincia, nostro bassista delle Vibra, Meglio noi, anche e soprattutto per il grande lavoro delle nostre due esterne larghe di centrocampo, Valentina Bergamaschi e Linda Tuccieri-Cimini, che stanno facendo un lavoro egregio in copertura, annullando praticamente quelle che sono secondo me i maggiori pericoli, cioè gli attacchi dagli esterni della Roma. Infatti non abbiamo corso grossissimi pericoli, per quanto la palla l'hanno avuta parecchio loro. Vorrei farti notare la quantità di palle recuperate che è stata impressionante da parte nostra a centrocampo. Fifi, Yui, Vero Bocchete, tutte hanno fatto un lavoro pazzesco nel recupero palla. E non è facile una partita così, perché sono tutte 22 stra attente a non fare errori fatali, per cui recuperare così tante palle in una partita così è un ottimo segnale. Eh sì, intanto mi alzo, Marco, perché vedo l'alta dirigenza del Milan presente qui con abbiamo visto Gazzidis, abbiamo visto Maldini, abbiamo visto Massara, Mister Pioli, c'è anche gran parte dello staff del settore giovanile del Milan, ho intravisto anche analisti video, insomma la famiglia rossonera è venuta a tifare completamente il Milan femminile per questo evento comunque storico, sperando che la storia abbia un lieto fine, come che tutte le favole più belle. Ci sorrida, speriamo. Che la storia ci sorrida, intanto a sorridere siamo noi, perché l'evento è bello da seguire live. Abbiamo visto anche prima grandi palleggi, grandi giocate da parte della panchina del Milan, perché abbiamo, oltre che grandi personaggi e storie da raccontare, come giustamente sottolinei spesso tu, Marco, abbiamo Alessia Piazza, Federica Rizza, Giorgia Spinelli, Deborah, Salvatore Rinaldi, Giulia Simic, Claudia Mari, Dominica Cionc, Cristi Grimshaw e Sara Tamborini. E allora possiamo pescare anche dalla panchina, ecco qui Sara Tamborini, un jolly, perché no, per andare ad alzare la coppa. Sara è stata l'ultima a segnare per noi, infatti chissà mai che dalla panchina non possa arrivare proprio la donna della provvidenza, ma speriamo. Intanto fiducia per le ragazze in campo. Andiamo anche a vedere la panchina di Betty Bavagnoli, che Rachele Baldi, Rosalia Pipitone, Kaya Erzen, Tecla Pettenuzzo, Claudia Ciccotti, Giada Greggi, Marja Banusic, Eden Corrado e Agnese Bonfantini. C'era un piccolo dubbio, Tomà Bonfantini, ha vinto Tomà, però il fatto che ci sia un dubbio in una finale così testimonia il livello alto delle giocatrici, chiaramente anche del Milan in panchina, ma anche della Roma, che può disporre queste giocatrici. Come dicevamo prima, la qualità del reparto offensivo della Roma è altissimo, e tra l'altro c'è questa Maria Banusic, che è la ragazza, come ti dicevo prima, la famosa ragazza della rovesciata pazzesca, per cui di risorse ne hanno tante anche loro in panchina, senza dimenticare che noi abbiamo la già una volta campionessa d'Italia, di Coppa Italia, Deborah Salvatore Rinaldi, in panchina, che potrebbe seriamente a un certo punto entrare in campo. E allora il trofeo per la nostra nobile sarebbe davvero qualcosa di perfetto. Intanto vediamo che c'è un riscaldamento da parte delle 11 che hanno giocato in campo nel primo tempo, e a questo accade da dopo Milan-Manchester per i ragazzi, e dallo stesso momento anche le ragazze, tra un tempo e l'altro, prima di rientrare sul rettangolo verde, fanno una sorta di riscaldamento pieno, come fosse un mini allenamento per entrare subito in palla. Chiariamo che non è una punizione. Assolutamente no. A proposito di punizione, c'è l'arbitro adesso che sta contando le giocatrici in campo, l'arbitro che è un arbitro di grande esperienza della Can Pro, chiaramente, come da quest'anno vuole la Serie A femminile, l'anno scorso era della Can D, quindi si alza il livello di tutto il movimento.
e riparte allora questa finale, questo Milan-Roma col primo pallone giocato proprio dalle rossonere, lanciato in avanti, ma subito Sofia esce alla grande, ma c'è sempre lei che inizia come ha chiuso con grande attenzione e grande grinta, Linda Tocerici-Mini. Sofia, la gittata è profonda, c'è la grande lavoro di Fusetti. Dawi protegge questo pallone, non glielo togli mai. Tash, la sterzata, è il lavoro, e poi qui a capire questa volta su Asegao è stata Giuliana. Allora attenzione alla Roma che riparte in contropiede sulla sinistra, proprio per Serturini che riparte in velocità, la velocità anche di Valentina Bergamaschi che recupera. Come dicevo prima, il grandissimo lavoro della nostra numero 7 oggi su Serturini è pazzesco. Complimenti, complimenti a Valentina. Ha girato la manopola dell'acceleratore Valentina Bergamaschi e anche la rapidità della Serturini è stata offuscata dal rombo di Valentina Bergamaschi. Per ora è stata la sfida più bella, anche perché le due si conoscono bene, perché sono in nazionale insieme, per cui è ulteriormente interessante. Giuliano chiama lo schema, alza un braccio, pallone a centro area, attenzione, vitale lei, la regina dei palloni aerei, attenzione al contropiede del Milan con Nasigawa che di testa prolungato per Valentina Giacinti. Possiamo sviluppare gioco con la velocità di Valeberga che si butta nello spazio e butta anche il pallone un po' così in avanti senza guardare benissimo. Dawi scambia con Fifi Rafilogiani per Linda Tocerici-Mini e ancora un giro dietro, Fifi è libera, allora chiama palla, alza la testa, uno sguardo avanti, c'è vero la pressione di Giuliano, anche questo a proposito di duelli, un gran bel duello tra due giocatrici dall'istruzione calcistica elevata, elevatissima. Di sinistro Linari di prima intenzione, Bergamaschi anche lei partita pazzesca, rimane per un attimo a terra, non di grave, si rialza. Vitale di prima Bergamaschi per Yui che deve, che fa una magia del suo come sempre il tunnel questa volta non funzionale. Allora Paloma Lazzaro, Giuliano di prima per Serturini, prova a tagliare con un controllo la corsa di Francesca Vitale, ma l'attenzione è massima. Allora in total black Maya Korenciova, un grande calma, si guarda intorno, Vitale lì, la chiama e si riparte da destra. Franci Vitale ancora dietro, lo chiama a guard questo giro senza fretta, con grande calma e con ordine, attenzione questo pallone non perfetto. E allora Maya dice sai che c'è, la mando su. Asegawa in due tempi ancora di prima, bella ancora una volta l'idea, e ancora una volta Swebi con i piedi fatica un attimino, e la corsa solitaria di Valentina Giacinti che mette pressione a Camelia Cesar, deve mandare lunga l'ex giocatrice anche del Milan. Bernauer, l'anticipo di Valentina Bergamaschi che continua la corsa in avanti. Bartoli per Andressa, e allora la calma di Andressa per sventagliare da Sofia, e adesso a campo libero Fifi deve correre forte indietro, chiude Linda Tocerici-Mini, se quella palla fosse passata, ma ha chiuso tutto. Grande partita di Linda, pazzesca. Fusetti si butta avanti, davvero chilometri macinati anche dalla nostra Laura, con Vero la sterzata laddove dietro c'era proprio Tomà, ma il pallone è lì e se non sai il codice la banca non si apre. Vitale, una finta proprio di passaggio e la verticale troppo profonda. Cesar, 5 minuti sono passati e errore strano da sfruttare assolutamente, e bisogna far riferimento su ogni piccola cosa per trovare quella magia per andare poi a trovare il gol, a vincere la partita. Linari riceve da Cesar, la pressione alta del Milan deve sventagliare forte e rapida. Linari, Linda, e qui va giù Tomà, toccata sulla coscia destra, rimane a terra. È davvero oggi grande lavoro da parte dei terzini del Milan, partita pazzesca, in avanti, complice gli esterni alti della Roma e Sofia e Bartoli da dietro che sopraggiungono costantemente, e sono rimaste lì, guardinghe dietro, ed è un piccolo peccato.
Linari. Bartoli, il capitano della Roma, su di lei Yui, Hasegawa. E poi ancora grandissima attenzione, lo ripetiamo, di Valeberga. A Bartoli si muove Andressa, viene davanti con la figura su Hasegawa, il pallone per Paloma Lazzaro, c'è Agard. Le due hanno giocato anche alla Fiorentina. Sofia, a proposito di esterni bassi che salgono, la conclusione. Corenciove attenta, blocca e suona la carica, rimanda in avanti, bellissimo il pallone per Valentina Giacinti. Peccato, perché l'idea era interessante, potevamo giocare un 3 contro 2, ma anche a livello psicologico. Peccato, ma grande sicurezza di Maya Corenciova, devo dire, ha dato sicurezza a tutta la squadra con questa parata e soprattutto per come è ripartita subito, sono segnali forti. E allora la Roma con Giuliano in posizione di terzino sinistro, guardate la coppia Bartoli e Serturini come è alta, Tomà con Sofia pronta a ripartire, Tomà la chiusura di Fusetti, Sofia raccoglie questa seconda palla e rimette per Bernauer che pennella. E allora con il solito goniometro calcola il rimbalzo Maya e fa salire la squadra, mette giù il pallone, si respira con grande calma, si riparte, vitale. Indicazione di Mr. Ganz, sempre sul pezzo. La chiusura di Serturini. Davvero, anche fisicamente, queste ragazze stanno dando tanto e a livello mentale, nervoso e fisico stanno spendendo molto. E non dimentichiamo che siamo a fine stagione anche per loro e dovrebbero dimostrare una stanchezza che invece né una né l'altra squadra sta dimostrando. Che peccato questi contrasti. Swebi, Paloma Lazzaro, Francesca Vitale con l'arpione e poi la suola. Ho visto Yui. Fifi toccata, allora Andressa permette l'errore del nostro 15. Pallone dentro, si è allacciata con Andressa che va giù, apre le braccia, non c'è fallo, riparte il Milan con Linda Tucceri Cimini, si alza, vero, la sterzata col brividone di Linda Tucceri, verticale, capisce tutto qui Giuliano. Le squadre iniziano ad allungarsi, sono sui 40 metri, 35-40 tra le due linee difensive. Andressa, Giuliano, arriva la doppia pressione da Uya Zegawa. Allora Swebi, Bernauer si perde un attimo destro-sinistro, ma Sofia a tornare nuovamente dietro. Swebi per il 10 della Roma che si gira verso la porta e sventaglia a sinistra, dove Serturini è sempre pronta a ricevere questo pallone, la manda dentro il campo con l'orientamento del corpo Valentina Bergamaschi, lei torna nuovamente a sinistra. Attenzione al colpo di testa, il terzo tempo di Lisley Thomas che cerca il taglio sul secondo palo. Lindeli, la palla è fuori. Adesso sarebbe bene ritornare un po' a comandare noi il gioco e a tenere un po' la palla, perché come dicevamo prima ho proprio la paura che si possa stancare prima del tempo a fuori di correre dietro la palla. Ce l'ho sinceramente. Il titolo lo ha dato Ganz nella conferenza stampa di ieri di Milanello, seguitissima anche con tantissimi giornalisti accreditati, testa, gambe e cuore. Queste le parole per questa finale, la ricetta, e questi sono gli ingredienti che stiamo vedendo anche in questi primi 54 minuti di gioco che stanno sostanzialmente volando. Sofia, Tomà, Giacinti decide che non deve tornare indietro, allora va in avanti, ma Linda Tucceri conquista un altro pallone, Paloma Lazzaro si avventa sullo stesso con Tomas sulla destra che cerca l'1-2 con Paloma Lazzaro, la giocata è buona per loro, Serturini è sul secondo, pallone lungo, per fortuna di testa, non può stoppare, non può colpire, pallone sul fondo, rimessa con i piedi di Maya Coranciova. Però vedi, schierate, ordinate, pulite, belle così, effettivamente li stiamo tenendo a bada. Tra l'altro Andressa che ha appena rinnovato anche per il prossimo anno, abbiamo detto di Vero Bocchetti, anche Cristi Grimshaw sarà ancora con noi ufficialmente l'anno prossimo. Fifi, controllo di testa e poi molto bene per Yui Hasegawa, il nostro 4 dietro con Vitale, fuori gioco di rientro, no, allora continua il possesso bianco, è un'idea interessante questa, dobbiamo alzarci adesso, lo dice Franci Vitale alla squadra, Agard guadagna un metro. Dobbiamo accorciare
accorciarci e stringerci in fase di non possesso e rimanere belle compatte per evitare ripartenze. Si alza, sono alla carica Laura Garre, si butta in avanti, vero, la palla attenzione, è bellissima, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, e anche qui lo voglio rivedere. Due fuorigiochi fischiati per il Milan nel primo tempo, se c'erano c'era un'unghia. Nel dubbio non si fischia, qui sono tre dubbi e tre fischi sono arrivati. E anche qui, anche col replay, non è stato così rallentato per capire realmente se Giacinti fosse un po' più avanti. Ma Agarda ha giocato questa palla, si è buttata dentro, ha creato superiorità numerica e siamo andate con coraggio ad offendere con una solita bella palla per Giacinti, che si fa trovare sempre pronta con questo movimento a L a capire dove andrà il pallone. Fusetti porta via tutto, pallone Caparbi all'esterno di Yui, 1-2 che diventa quasi un nuovo triangolo, e qui c'è un fallo e questa volta reiterato. Bernauer già meritava il giallo prima e non è arrivato neanche adesso. Parla con me, dice questo è fallo e basta, però c'era un fallo da giallo nel primo tempo su Bernauer, questo qui era anche questo qui un piccolo giallino. Non c'è mai qua al fuorigioco, guarda ormai, le linee, le pettinature del campo, ormai dopo un'ora di gioco si sono capite le strategie. La Roma ha questo possesso palla lungo e compassato. Yui che palla per Vale Bergamaschi, ancora fuori gioco. Noi queste ripartenze con questi fuori gioco. Anche qui Marco mi sembra abbastanza. No, questo c'era invece. Questo c'era. E qui siamo stati un po' prevenuti. Ma forse anche gli altri c'erano. Questo è netto. Gli altri non erano netti, dai. Eh sì. Anche se secondo me l'ultimissimo, non questo, quello di Vale Giacinti davanti al portiere, non era fuori gioco, anche però questione di millimetri, anche se nel dubbio non si alza la bandierina, ci hanno insegnato così ante VAR. Siamo sopravvissuti tanti anni senza la VAR. Esatto, ma ci sorridiamo su e continuiamo a sostenere le nostre ragazze. Perché abbiamo fiducia, sorridiamo. Abbiamo fiducia, pallone buttato in area di rigore, attenzione a Daoui. Che bello. Fallo, e qui il difensore va giù, Swaby, anche qui inglese Mastradawi, sì, mano sulla spalla, e fischiato il fallo, fallo in attacco di Tash, Natasha Daoui, con Swaby che ha palesato qualche difficoltà nel contenerla. Guardate, vale Giacinti come lotta su ogni pallone, davvero il primo difensore della squadra con le mani Bartoli. Viene incontro Sertolini, si sposta Andressa a giocare questo pallone, a scodellare una sfera molto interessante. Attenzione sul secondo palo perché c'è Tomà da sola. Sertolini, per nostra fortuna, ha fatto tutto da sola. Tomà sul secondo palo non era liberissima, ma aveva una posizione di vantaggio qualche centimetro su Tucceri Cimini. Adesso rivedremo magari con un campo largo per darvi meglio testimonianza di questo attacco giallo-rosso. Fusetti, Corenciova, ci stiamo abbassando per giocare, adesso Maia invita le compagne a salire e a buttare lungo verso Daoui, che fa sportellate, messa giù, non c'è fallo, è caduta con un regolare spalla a spalla che poi Fusetti va via molto bene. Oddio. Fusetti, il pallone è perfetto, la posizione è regolare per Tash Daoui che punta la difesa della Roma, che riesce a tornare anche prima, però si è fatta male anche Swaby nel cadere, ma con la spalla Daoui ha buttato giù Swaby, tutto regolare, cadendo Swaby ha fatto cadere anche lì Daoui e sarebbe stato anche lì probabilmente un fallo. Rimane a terra Bergamaschi, ha i crampi Vale Berga, riconquista palla, vero, è ancora un fallo di Bernauer, è ancora vero che chiede il giallo di Bernauer. Sì, crampi per Valentina. Crampi per Valentina Bergamaschi, con Sertorini che aiuta il nostro esterno anche qui. Ma che uscita entusiasmante ha fatto la Fusetti, man. Straordinario, straordinario. Straordinario quando esce palla al piede. Quando esce palla al piede con quel numero 6 sulla schiena.
Gaza. In fuori. Vediamo, perché c'è Ganz che sta parlando con il suo staff per capire eventualmente come agire. Io vedo già Christy Grimshaw, che è il cambio naturale, se vogliamo, al posto di Valentina Bergamaschi. Chiaramente non è un esterno puro Christy Grimshaw, lo ha fatto questa stagione, lo può fare, ha giocato seconda punta a Ricci di Sassuolo, per intenderci, ma è una tuttocampista, allora può farlo, ed è anche l'unica senza felpa, e allora là ci viene da pensare che sarà proprio Christy Grimshaw a prendere il posto di Bergamaschi, qualora al 7 non ce la dovesse fare. Rivediamo il take, qui però sono crampi, la fatica si inizia a far sentire al 61esimo minuto, al termine della stagione, ultima gara ufficiale della stagione. E allora, pronti a gustarci una pennellata d'artista con il destro di Yui Hasegawa. Siamo momentaneamente in 10, attenzione alle possibili ripartenze, la Roma è sempre altissima, la pennellata arriva, passa in area di rigore, chiediamo un fallo di mano, ma tutte no, braccia larghe, attenzione, perché però, quando lamentano tutte così è da rivedere, ma l'arbitro non ha fischiato, e allora giochiamo. Hasegawa arriva prima di tutte. No, ricordiamo il discorso di prima sulla correttezza del calcio femminile, esatto. Così come non simulano solitamente quando protestano. Esatto, non vanno a cercare qualcosa che non esiste. Coscia un po' con un pugnetto dietro. Coscia con la palla che nasconde il braccio, quindi non abbiamo visto bene, ma sembra coscia. Attenzione a Serturini sulla sinistra. Sempre propositiva, 15 della Roma, il pallone dentro è tagliato e forte, il controllo arriva vero anche in fase di chiusura. Veronica Bocchete, Bernauer arriva sempre puntuale, il terzino in appoggio, vero, capisce ancora un altro pallone. Valentina Giacinti adesso mette giù la testa e va via da sola, ve lo dico, e così fa, salta un uomo, Valentina Giacinti può andare in porta da sola, lo può fare, Vale è nelle sue corde, deve rallentare perché c'è una grande chiusura, ma apre molto bene per Yui Hasegawa, yeah. Giochiamo 2-1, Natasha Daoui, lo stop, rientra, però ci abbiamo messo un po' troppo qua, ragazze. Bartoli chiude tutto, ma riconquistiamo con Valentina Giacinti, che emozioni, la scoperta per Tasci e fuori gioco, peccato. Si alza la bandierina, possiamo sederci noi. Tutto bellissimo, ma quando tutto è così bello è un peccato non concludere. E qui forse Yui Hasegawa, se posso, e anche qui siamo questione di unghie, se posso Yui Hasegawa doveva portare quella palla fino a che doveva indurre il difensore a fare una scelta. O chiudere di là o venire da me. E allora io o scarico o vado dentro da sola. Hasegawa ha passato subito questo pallone, quasi vogliosa di esultare il prima possibile. E poi il controllo di Daoui, si è vista chiudere poi la porta, è dovuto entrare. Daoui avrebbe tirato di prima, cosa che non è successa, ha provato un dribbling, è rimasta la palla lì proprio di niente. Anche questo fuorigioco comunque molto molto dubbio, vero Bocchete, prende il cilindro, tira fuori il coniglio, lo fa correre con il pallone perfetto per Giacinti, ancora fuori gioco. Allora il primo assistente sta sostanzialmente giocando più di tutto in campo, non ce la fa più, Vale. Chiara, basta. Però questo sembrava esserci, sinceramente, infatti c'era. Però è diventata quasi. Non ci crede, Vale. Vale c'era, tranquilla, continuiamo a giocare. Perché il Milan sta crescendo in questo secondo tempo, Marco. Sta crescendo anche perché le squadre si stanno allungando e qua chi la dura la vince. Ancora una volta Linda, peccato, stava per andare a prendere questo pallone, cade male Giacinti, ma si alza subito il nostro capitano. Ancora Yui su Bartoli, e qui è andata giù Bartoli da sola, infatti anche la educatissima giapponesina nostra allarga le braccia. Tomà, Linda, tu c'eri Cimini, attenzione alla sovrapposizione interna di Sofia, prende il campo Andressa di prima, per nostra fortuna velocizza una giocata semplice, Valentina Giacinti la lasciano troppo spesso in uno contro uno, si fidano delle proprie giocatrici, ma quando parte Vale, attenzione, mette il turbo, gira la manopola e il tunnel di Valentina Giacinti, che riconquista anche questo pallone e nel contrasto commette fallo su Manuela Giuliano. Bravissima, se un capitano deve dare l'esempio, Valentina è un grande capitano. E davvero parte, ti salta Vale, non c'è niente da fare, in campo aperto
davvero valore aggiunto. 55 gol con la maglia del Milan, 48 in Serie A, 6 calci di rigore, 5 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana. Valentina Giacinti ha segnato in tutte le competizioni ed è l'unica ad averlo fatto con la maglia del Milan nella storia. Ovviamente primo marcatore storico per il Milan femminile. Seconda c'è Daniela Sabatino a 20 gol, sono 35 in meno per intenderci. Cesar di prima intenzione, Andres a gara di testa, saltato al buio senza vedere, infastidita dal numero 7 della Roma, Sofia. Sfida tra numeri 4, si chiude l'1-2, ma c'è il nostro 4 che arriva ovunque con quelle gambe non così lunghe, ma con quell'intelligenza e quella sapienza calcistica superiore alla media, Yui Hasegawa. 3 gol con la maglia del Milan, 2 all'esordio a Bari. Si è presentata così. Una punizione straordinaria e un gol inserendosi. È lì che chiama ancora palla, guardate, là in mezzo al campo. Fusetti, Giane chiama la verticale, Hasegawa chiama palla tra i piedi e si gira. La pressione di Bernauer è forte, lei è più forte della pressione di Bernauer, vero? L'altro nostro talento, cambia passo, Veronica, vero bocchette per Tash, il pallone resta lì, la conclusione ancora Vale Berga e il fallo su Giuliano. Si è accesa Yui, si è accesa vero, ci siamo illuminati. Che peccato non aver concluso. Peccato. Perfetto, perfetto, ma è un Milan che in questo secondo tempo sta giocando la partita che deve giocare, ha giocato 67 minuti che doveva giocare con grande attenzione e adesso sta capendo, stanno usando la possibilità di far male qui strattonata, Linda Tucceri-Cimini continua però, infatti si lamenta al pubblico. Lì vicino Andres cerca la Veronica, su Fifi, riesce a srotolare il gioco da destra a sinistra, colpo di tacco di Giuliano, a controllare questo pallone, ad aprirlo per Serturini, leggermente lungo, 15 lo tiene in gioco, uno contro uno con Vale Berga. Bartoli chiama il triangolo che si chiude, Giuliano si guarda a 360, trova solo Hasegawa e torna a sinistra. E adesso deve la Roma uscire da quel lembo di terra. Linari lo fa, sventagliando per Sofia, che non può controllare questo pallone, correndo indietro con il petto, guarda Linari. Questo succede anche perché siamo ordinate, siamo tranquille, serene, nonostante il momento, e le giocatrici della Roma sono costrette a cambiare continuamente lato e fanno questi errori. Intanto primo cambio del match è della Roma, che sceglie con Betty Bavagnoli, sceglie Kaya Erzen al posto di Angelica Sofia, che lascia il campo. Ha giocato un'ottima partita Sofia, dando manforte alla Roma in fase offensiva e sostenendola in fase difensiva. Da quella parte c'è Linda Tucceri-Cimini e Giacinti pronta ad inserirsi, e quindi Kaya Erzen adesso forze fresche, perché Betty Bavagnoli ha annusato che in campo aperto Valentina Giacinti sta facendo male alla Roma, e allora forze fresche proprio là. Ricordiamo che Erzen è tutt'altro che una riserva, non sta giocando regolarmente perché c'è stata l'esplosione di Sofia, ma è una giocatrice molto esperta anche lei. È sempre sulla traiettoria di corsa, anche Yui Hasegawa arriva prima dove dovrebbero arrivare gli scarpini degli avversari. Vale Berga con un po' di fatica ancora con il crampo in canna. Hasegawa con il pallone, palleggia come noi faremmo con le mani, lei lo fa con i piedi. Fusetti, verticale per Tash che prova a sventagliare. Vale Berga fatica un po' con i crampi, anche nello scatto prima l'abbiamo visto, adesso nel rientrare e nell'affondare con la corsia destra libera è un po' in deficit fisico con questi crampi che hanno rallentato la corsa del nostro numero 7, sempre perfetto. Bartoli deve giocare un pallone complicato per la pressione di Fifi, e allora lo pulisce Giuliano per Kaya Erzen. Viene incontro Paloma Lazzaro a cucire gioco con Bernauer, deve tornare indietro, il passaggio era leggermente dietro, allora si ricomincia con Bartoli dentro al campo, il pallone per Paloma Lazzaro, Agar quando esce così e poi continua la corsa, è qualcosa di bellissimo. Valentina Giacinti messa giù, era andata via
anche questa volta, se non lo fa con la velocità, se non lo fa con la tecnica, lo fa con la caparbietà. Valentina Giacinti. Marco, ti ho perso, ci sei? No, è un momento di grande tensione. Stavo guardando come erano messe in campo in questo momento le ragazze della Roma. Volevo capire se era cambiato qualcosa col cambio, non è cambiato esattamente, assolutamente nulla. Erza è entrata al posto di Sofia e si è messa al suo posto. Adesso che mi fai notare, però, sono momentaneamente loro a specchio, perché vedo tre centrali. Ma con già prima si erano spaiate così. Swebi, Linari, Bartoli dietro, con Serturini sinistra e Kaya Erza in tutto a destra. Quindi ecco perché ti avevo perso, stavi ragionando. Sì, era da tutto il secondo tempo in realtà che mi avevi perso, ma anche che la Roma stava partendo con Serturini un po' più indietro. In fase invece di impostazione rimangono con questa difesa 4, con i terzini altissimi. E Serturini è subito di qua. Ecco Serturini, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, ma c'è Fifi. Finesti Rada mette in rimessa laterale, suonano le trombette dei tifosi della Roma che si fanno sentire. Giuliano inquadrata Tuma con Kaya Erzen, non c'è fallo per nostra fortuna, da lì sarebbe stato pericolosa una punizione. Dawi prova a giocare e a ripartire con il fisico, una spallata Dawi, ancora a combattere 2 contro 1 con anche Linari. Ha combattuto tanto Natasha, forse un po' comincia a essere un po' stanca. Che palla, oh. Con gli occhi sulla nuca di Yuya Segawa per la corsa di Valentina Giacinti, che ne ancora si ferma. Vale, scucchiaia per Bergamaschi che si era sovrapposta internamente, gioca ancora col capitano, piede perno, mantiene possesso, raddoppio della Roma, Asegawa, pallone per Vero che la vuole sempre nei piedi perché tanto ci pensa lei, esce anche da questa situazione, appoggia per Agard che si alza giocando da play come spesso fa. Fusetti di prima per Yui, destro sinistro non fa differenza e si vede, si butta dentro a guard, il pallone non arriva a lei. Fifi dal limite di testa, che cerca peccato. Di pettinare questo pallone, ma era davvero coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ma ancora un cross interessantissimo di Linda Tuccieri-Cimini, che sta facendo una partita clamorosa sia in fase di copertura che, come abbiamo visto adesso, quando ci buttiamo davanti. E quando parte Agard e crea questa superiorità numerica devastante, qui potevamo servirla, ma si è andati comunque con un bel pallone per Fifi da parte di Linda. Attenzione perché qui Vale Berga mette comunque in difficoltà Serturini e poi allontana in avanti. Giuliano sventaglia per Erzen che ha forze fresche, ha benzina nel motore. Agard chiude e riparte con grande calma. Asegawa, la verticale per Giacinti, 2 contro 2, la Roma non ha paura di giocare il 2 contro 2, fuori gioco. Perché tanto sanno già che fuori gioco in partenza. Non avevano previsto. Giacinti non deve, Valentina è un po' sconsolata, esatto. Ma non deve mollare, ma non ho dubbi che lo faccia. Rivediamo. Sono tutti sostanzialmente questione di millimetri, anche questo è un grande dubbio. Bartoli muove il pallone con Manuela Giuliano. Linari controlla il pallone per aprirlo di piatto per Kaya Erzen. Tomà passa alle spalle di Linda Tuccieri-Cimini che cerca la chiusura, la finta di cross, arriva Erzen di prima intenzione, il pallone è alto sul secondo palo. Bergamaschi, la corsa di Vale sembra sempre ancora un po' faticosa, ma combatte fino all'ultimo Vale. E allora Garda a rimettere avanti, Andressa mantiene il possesso anche in campo, uno sguardo in area di rigore, il centro di Andressa sul secondo, arriva al terzo tempo di Tomà che sfiora solamente questa palla che sembra non uscire. Ora attenzione Linda perché dietro Lisley Tomà rimette avanti, la riconquista però sulla seconda palla di Yui. Allora respiriamo, dobbiamo mettere ordine, lo fa Yui, gran palla di prima di Valentina Giacinti per Dawi, che va via questo fallo, e qui però è un arancione, chiaramente arriverà il giallo, il secondo cartellino giallo per la Roma. Linari lo spende benissimo.
Ma che giocata, Dawi. Siamo andati prima della giocata di Dawi per un paio di minuti, sono state un po' meno ordinate, è successo il panico, abbiamo rischiato di pigliare il gol. Questo per sottolineare quanto l'attenzione che abbiamo tenuto fino adesso sia stata determinante, per cui nonostante il tempo passi, aumenta la stanchezza, dobbiamo rimanere assolutamente concentrati a non fare errorini. Anche qui, come è partita l'azione con Yuya Segawa, che ha messo dentro un gran pallone per Giacinti, che di prima intenzione la giocata da Aue, ci siamo aperte, se ci troviamo tra le linee creiamo superiorità con quel passaggio, allora andiamo a fare anche male. Perché adesso al 75esimo minuto dell'ultima partita della stagione si può cominciare a giocare sull'errore dell'avversario, per cui cominciamo noi a non sbagliare, aspettare che sbaglino loro e poi chissà. Sul punto di battuta tre piedi sapienti. Questa volta c'è il destro di Laura Gard. Ma che belli i nostri tifosi grandi. Eh sì, Desenzano e Rossonera, si sentono i cori dei tifosi del Milan a spingere le ragazze, non si sentivano da tantissimo tempo, chissà che possa trarne giovamento anche il destro di Laura Gard, che prende la rincorsa, la posizione è pressoché impossibile, ci aspettiamo un cross per Vitale. La palla per Vero, fuori gioco. Cross interessante. Era bello. Cross interessante, tagliato al punto giusto, dose di veleno perfetta. Eh sì, è vero, è scappata via. È uscita dai blocchi come un centometrista per... C'è un cambio, il primo cambio per noi. Era pronta Christy Grimshaw, entra al suo posto, però esce Natasha Dawi che prende il 5 di Maurizio Ganza e gli applausi dei tifosi rossoneri. È stata bravissima, però gli ultimi 10 minuti si vedeva che era un po' stanchina. E allora in avanti si ripropone la coppia vista al Ricci di Sassuolo, quella volta, in quell'occasione, dal primo minuto, con Grimshaw e Giacinti. E anche Grimshaw, oltre che ad essere un primo difensore, attacca la profondità molto e ha una corsa, una gamba importante. Infatti sui contropiedi le partenze... Linda capisce tutto, ripartiamo con Vero, si apre Giacinti, la giocata di Vero è da applausi, ancora Vero! E colpisce Grimshaw. Che peccato. Che tocca così il suo primo pallone. Che bellezza. Yui in area di rigore, Bartoli ributta avanti, Paloma Lazzaro. Ha fatto una giocata stile derby, primo gol, finta di tiro è andata via. La chiusura ancora una volta di Valentina Bergamaschi. E qui non c'è fallo, con Giuliano che affossa Fusetti e ha da ridire qualcosa al direttore di gara. Ancora la Roma a girare questa palla con Bernauer, sola nel cerchio di centrocampo, uno sguardo in alto. Le posizioni libere della Roma sono sempre sugli esterni, difficilmente a centro area, decidono di andare dentro con dei traversoni, chissà che possa essere anche adesso così. Si va da sinistra a destra con Bernauer, che deve faticare per tenere questo pallone in gioco, lo fa giocando anche con la linea di fallo laterale. Tuceri praticamente perfetta, Vitale è lì, posto giusto al momento giusto, allontana il Milan. Non dobbiamo soffrire, non l'abbiamo fatto finora. Ma no, la chiave è proprio quella, il fatto che rimanendo così ordinate stiamo soffrendo pochissimo, e invece sono le romane che stanno cominciando a soffrire le nostre ripartenze. Giocano, come dicevamo, il 2 contro 2, anche adesso rimangono a 2 dietro con i terzini altissimi. La Roma ci parla con le giocatrici in campo e dice che vuole vincerla, vogliamo farlo anche noi. Qui spalla a spalla, fischiato fallo con Christy Grimshaw, che fa vedere tutta la sua voglia di vincere il suo primo trofeo, perché Christy Grimshaw non ha ancora vinto titoli. Giovanissima età, grande esperienza e giocatrice che ha dato tanto, con un avvio di stagione straordinario, con condito da gol e assist, 2 gol per lei in questa serie per Christy Grimshaw e 4 assist, niente male. E tante presenze, soprattutto nella prima metà di campionato, preziosa. Sì, soprattutto prima dell'arrivo di Vero e Asegawa, possiamo dirlo, era un braccetto di centrocampo tutto corsa e inserimenti. Chiaramente poi Asegawa e Vero sono top player mondiali, quindi diventa anche difficile competere con loro, ma lei si è ritagliato spazio importante giocando esterno, giocando quinto, giocando seconda punta, giocando chiaramente anche mezzala, mentre la Roma ha pronto un doppio cambio con Andressa e Giuliano che
sono in posizione, sono sul pallone, chiacchierano mentre Andres ha un problema anche al polpaccio destro. Giuliano, pallone sul secondo, Grimshaw decide di non calciare questo pallone. Allora il quinto corner per la Roma in questa gara. Cambio. E arriva il doppio cambio. Cioè, Bonfantini. Dentro Greggi per Andressa. E poi è pronta anche Agnese Bonfantini. Già da Greggi dentro, è pronta anche entrare con il numero 22 Agnese Bonfantini. Bonfantini dovrà prendere il posto di Tomas se tutto va come dovrebbe nelle scelte. Infatti era il nostro ballottaggio, era quello. E invece il dubbio di formazione era quello, invece Paloma no. Lazzaro. Questa sostituzione numero 1. Invece numero 29 Paloma Lazzaro, entra il numero 22 Agnese Bonfantini. E allora Tomas andrà a giocare da punta centrale con Bonfantini, larga destra, quello è il suo ruolo. Bonfantini è una giocatrice molto importante, è fresca, mancano 9 minuti e allora dobbiamo ancora di più alzare l'asticella dell'attenzione quando è pronto a battere il quinto calcio d'angolo. Manuela Giuliano, attenta la il Milan a non giocare questo 2 contro 1. Infatti c'è Garda Zegawa pronte, ma il pallone arriva dentro, allontana, ben posizionata Vale Berga, la nostra Bergama assist, ma mette in fallo laterale con le mani. Giuliano lascia Bartoli, la panchina del Milan continua a scaldarsi, diamo un occhio, c'è Deborah Salvatore Rinaldi, c'è Mauri, c'è Rizza, Rizza probabilmente per i crampi di Bergamaschi, chiaramente terzino destro, quinto di centrocampo, e poi la nostra Giorgiana Spinelli, sempre pericolosa nel gioco aereo, riconquistiamo questa palla, non lo facciamo, Linari ha deciso di sparecchiare alla tavola del gol. E allora rimessa Milan quando si avvicina il 90esimo. Interessante come si è messa la Roma, hai visto? Lindsay Thomas si è messa in mezzo però da punta centrale, dopo tanti mesi in cui ha sostituito Andressa a centrocampo in mezzo dai tre dietro la punta, adesso si è messa a disposizione in questo nuovo ruolo, lei che originariamente dovrebbe essere un esterno. Non voglio dire niente, ma quando ha giocato in quella posizione contro il Milan non lo dico perché dirlo, ma anche così poco sei stato bravo fino adesso, non dico niente, Marco. Esatto. La spizzata di testa di Grimshaw che combatte con Linari, si trova in mezzo a due, arriva anche Fifi, si allunga Linari per allungare anche il pallone, chiude molto bene ancora Valentina Bergamaschi, era fuori gioco giacente, allora passaggio a destra per Yui, verticale interessantissima per Giacinti, arriva il raddoppio Fifi, ottimo, sradica questo pallone, Grimshaw si accartoccia e appoggia Fifi che scucchiaia molto bene per Cristi che fatica nel controllare questo pallone con la suola. Grimshaw, non guadagniamo neanche corner, Linari allontana, c'è Vale Berga a raccogliere la seconda palla, esterno destro, pallone scucchiaiato in mezzo. Peccato Cristi, un controllo buono lì avrebbe permesso al Milan di essere pericoloso con un traversone, una giocata. E qui, beh, si è trovato a un certo punto con due giocatrici addosso e non era facile. E allora si rimane in tensione, Marco, con 6 da giocare, più recupero per questa finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma, il parziale di 0-0, le emozioni non sono mancate e adesso la tensione si taglia a fette al Mapei Stadium. Agar, Thomas, le due francesi del match, ancora Berga a chiudere, molto bene Vale, vitale, se nell'errore perché Giuliano capisce tutto e apre con calma Erzen che a campo accorcia Linda, Tucceri Cimini, vero, è pronta al raddoppio, Agar di testa, allontana, Bernauer raccoglie, la Roma è riversata in avanti, nell'ultimo quarto di campo ci sono 22 giocatrici. Bernauer, se rimangono lì va anche bene perché noi siamo micidiali in ripartenza, per cui calma, non sbagliamo. Bonfantini chiude, che partita, Linda fa ripartire il Milan con la solita velocità di Giacinti che scivola, peccato perché il passaggio di Swebi non era forte e preciso. Partita clamorosa di Tucceri Cimini oggi, grandissimo, partita davvero straordinaria. E allora orienta il possesso Cristi Grimshaw con una pressione forte ora su Manuela Giuliano
che protegge la palla con il sinistro, sbaglia Vitale per Vero, manca l'aggancio Vero, ma la riprende sempre questa maglia tirata. È un ennesimo fallo su Vero che non ci sta. Bene Cristi prima, Grimshaw, generosa come sempre, ha dato una grossa. E Greggi mano. Però non deve entrare così e prende il giallo Vero. Incredibile, incredibile. Greggi va insomma a dire anche qualche parolina a Vero, prende il giallo la nostra Vero. La nostra Veronica Vero. Che però con la sua esperienza superiore saprà stare calma. Dimmi. Una Champions League. Ha vinto una Champions League, vero Bocchetti? Vabbè, certo. Una Coppa di Francia, un campionato tedesco, un campionato svedese. E anche qualche finale di Champions non vinta. Ha giocato al 3-2. Ha giocato con PSG, Francoforte e mi manca l'ultima memoria. Ma vero Bocchetti, giocatrice davvero che non è che l'ha giocata, l'ha già vinta la Champions League. Grimshaw. A proposito di Champions League, abbiamo anche Kulish che ha disputato tante Champions, Simic, Dawi con Liverpool e con Everton, Agar con Montpellier per intendere. Ma anche Linda ha fatto, Linda Tuccini ha fatto con la Torres, come Laura Fusetti, diverse giocatrici l'hanno giocata, però arrivare fino in fondo è una competizione, è più, per una squadra italiana è più dura arrivare in fondo nella Champions League femminile che in quella maschile, per capirci. Per assolutamente, cui 18 agosto esordio in Champions League con un quadrangolare, chi vince andrà al terzo turno di qualificazione giocando contro le seconde del ranking 1-6, quindi si può incontrare il Manchester City, seconda in Inghilterra, si può incontrare la seconda della Liga Spagnola, si possono incontrare le più forti del mondo e allora lì in gara di andata e ritorno bisogna vincere anche lì per accedere ai gironi. Quindi mi confermi che chiudiamo la stagione con le donne e riprenderemo la stagione successiva sempre con le donne, esatto, in teoria con prima partita ufficiale 18 agosto allora sì. Con le donne, l'ultima Champions League l'hanno giocata Agar con la Fiorentina e Rask col Fortuna, ottavi e sedicesimi l'esito per il loro percorso. Questa frequenza di giocatrici con i crampi è proprio da finale, tipica proprio, finale estiva. Esatto, è vero, è vero. Cioè lo vedi solo nelle finali i giocatori così a terra. Abbiamo le tifose anche di Manuela Giuliano, vedete Forza Manu con le magliette con i cuori giallorossi. E allora, crampi per Fifi, devono entrare in campo i sanitari del Milan. Quando sono state diramate anche le convocazioni per le prossime partite della nazionale dell'Italia, col CT Milena Bertolini chiaramente presente qui, era presente a Sassuolo e presente anche per vedere questa grande partita, giocherà sabato 5 giugno, convocate presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia, poi 10 agosto contro i Paesi Bassi e il 14 ospiti dell'Austria al Neustadt Arena per giocare questa doppia amichevole. E tra le convocate tra l'altro c'è Bartoli e Bergamaschi, Linari e Sofia in difesa tra le giocatrici in campo quest'oggi, Giuliano e Greggi che la Roma in panchina convocata con la nazionale, poi Bonfantini, Serturini e Giacinti. Attenzione. Valentina Giacinti che ricordiamolo per quei pochissimi che non lo sapessero ha anche timbrato nell'ultimo mondiale segnando. E approfittiamo, fratelli rossoneri, per invitarvi a seguire anche la nazionale femminile perché è molto interessante, un gruppo molto compatto e tutto questo movimento sta crescendo grazie e soprattutto al mondiale che hanno fatto le ragazze, il primo mondiale con la nazionale italiana. Dicevamo della seconda che incontreremo se passeremo nel campionato francese, si sta giocando Lione PSG, chi vince il campionato, chi perde tra Lione e PSG, due corazzate, si troverà di fronte chi vincerà questo quadrangolare di qui sopra. Linari, il controllo con il Milan che si chiude a riccio dietro, siamo all'ultimo minuto regolamentare, il pallone è dentro con Tomà che riesce a raggiungere Agar, tallona così. Il pallone che gira, Bernauer riceve e oltre a questi ultimi secondi si aggiungeranno i 4 minuti di recupero che sventolerà il quarto uomo con la sua lavagna luminosa. Serturini, il pallone lungo, non riesce questi 30 secondi prima di vedere questo tabellone luminoso, possiamo prenderceli per analizzare questa finale e fare un po' di respiri profondi mentre è pronta ad entrare Claudia Mauri
perché la nostra Rafilogiane Fifi non ce la fa, e allora il cambio naturale con il numero 88 che rimpiazza Fifi. Partita quasi perfetta anche per tanti complimenti per questa giocatrice fantastica, che ha fatto una stagione quasi perfetta, grande impegno, grande qualità. Entra Mauri che si mette mezzo sinistro, giocatrice di grande quantità di polmoni ma con una tecnica importante, allo stesso modo ha fornito anche un paio di assist in questa stagione, entra spesso a gare in corso proprio perché a centrocampo i galloni da titolare sono quelli. Ma attenzione a Serturini con Vitale, uno contro uno, pallone non passa, ecco segnalati adesso i 4 minuti di recupero. Vitale con il mancino, Greggi prova il colpo di tacco e poi offre a Giuliano la possibilità di una nuova giocata offensiva. Giuliano si butta sulla sinistra, il traversone è su Maia che blocca e prova a ripartire. In avanti c'è solo Giacinti, si è aperta adesso Grimshaw sulla destra a chiamare il pallone, ma sono già 4 dietro della Roma a chiudere tutto, più Giuliano che è tornata prontamente. Uno di recupero è già andato. Ultimi tre minuti, tra l'altro commenteremo dopo un tuo piccolo pronostico ma guardiamo questi ultimi minuti, esatto. Perché c'è Mauri adesso che deve inseguire, spendere subito i primi litri di benzina per andare a chiudere su Kaya Erzen. Lenta Tuccieri Cimini a chiudere, Bonfantini, lei è fresca, attenzione al suo cambio di passo e alla sua velocità. La sterzata di Bonfantini che riapre a Erzen. Pallone in area di rigore, pallone che passa, c'è Bergamaschi, c'è anche Yui. Giuliano a guarda, allontana, Greggi con una finta, Bernauer! Attenzione alla conclusione improvvisa di Vanessa Bernauer al 92 sul cronometro. Marco, mi giro e ti guardo, ci sei? Ma non me ne sono neanche accorto, guarda, è stato indolore questo tiro. Un brividino lungo la schiena l'abbiamo ricevuto. Intanto c'è Fifi che raccoglie gli applausi, ha fatto il giro del campo, si sta per risedere in panchina. E allora entriamo nel minuto 93. Beh, quest'ultimo forcing della Roma è stato abbastanza impressionante, anche perché siamo stanchi noi, sono stanchi anche loro, invece hanno trovato queste ultime energie. Fallo per noi e allora possiamo ancora nuovamente respirare. Forse questa pressione finale della Roma è perché loro in fondo al loro cuore sanno che non le conviene alle ragazze andare ai supplementari contro il Milan, forse per quello. E allora ricordiamo però anche la bella iniziativa delle ragazze che hanno scritto una lettera ai tifosi del Milan perché li volevano qui. I tifosi del Milan hanno risposto presente, ma i tifosi del Milan stanno rispondendo presente anche guardando questa partita e speriamo possano seguirla sempre di più. A Carcarica a sinistro, la palla rimpallata da Kaya Erzen, attenzione a Bonfantini che prova a ripartire destro sinistro, Mauri commette fallo e arriva il cartellino giallo, il terzo per il Milan dopo Vitale e Vero Bocchete. Anche Mauri finisce sul taccuino dei cattivi del direttore di gara. È brutto ma necessario, qui qua stavano ripartendo. Sì, ha fatto una sorta di body check. Ha fatto la sua prima giocata, diciamo. Neanche tra l'altro riuscito, per fortuna di Bonfantini, che poteva farsi male perché finire contro il muro Mauri non era semplicissimo. La Roma muove rapidamente il pallone, lo fa corto Giuliano. Di prima per Bartoli che si è alzata molto, adesso dare ancora una volta l'ultimo forse in finale, 20 secondi alla fine di questa finale di Coppa Italia. Agard mette il fisico, la voglia e la grinta, Yui picchia avanti questo pallone e allora la Roma ha la possibilità di imbastire una nuova e ultima manovra offensiva. Beh, però vedi, quando attaccano per le vie centrali, mamma mia, gioco un po' pericoloso. 3 secondi alla fine, 2, è finito il tempo di gioco, il tempo. L'arbitro non fischia, allora allontana gara e fischia 3 volte. Il direttore di gara finisce 0-0, la prima storica finale per il Milan, in questo caso una finale di Coppa Italia tra Milan e Roma, la prima storica. Noi rimaniamo in commento, non ci ridiamo la linea tra poco e commentiamo. Marco, lo possiamo dire, lo avevi detto profetico, vedo un pareggio per la storia, lo hai detto prima dell'inizio della diretta, sei stato un buon profeta, non ti chiedo da profeta
come andrà a finire, ma ti chiedo le tue sensazioni dopo questo 0-0 molto molto vibrante. Le mie sensazioni, allora, la mia analisi è che abbiamo visto una vera e propria finale, grandissima concentrazione da parte di entrambe le squadre, soprattutto le nostre, devo dire tutte 11, e che è subentrato, sono entrate con grandissima grandissima attenzione e concentrazione. Sicuramente adesso la partita cambierà perché le squadre sono più stanche, si allungheranno, chi ha i crampi, chi ha quel cacciacco, chi è entrato da poco, ancora non è dentro la partita, ci sono tante tante variabili ora, e dovremo essere bravi noi adesso a sfruttare i piccoli errori della Roma e non farne noi, ma sarà dura, siamo stanchi. Eh sì, siamo stanchi, tra l'altro erano anni che non finiva in parità una finale di Coppa Italia, lo scorso anno Fiorentina-Juve è finita 1-2, nel 2018 3-1 tra Fiorentina e Brescia, nel 2017 sempre Brescia e Fiorentina, sempre, e questa volta ha vinto la Fiorentina di Deborah Salvatore Rinaldi, che è l'unica a vincere l'unica Coppa Italia femminile in rosa, e poi nel 2016 Brescia-Verona. Nel 2015 2-1 e nel 2015 Brescia-Tavagnacco 4-0. Per intenderci che mancava da un po' il pareggio, ma le due rose si equivalgono. Il Milan poi, a guardare la classifica, a guardare la carta, è arrivato secondo, la Roma è arrivata dietro, è arrivata quinta, ma le rose, il valore delle rose si è visto in questa partita. La posizione in campionato è bugiarda, lo sappiamo, della Roma. La Roma è una squadra molto forte e eccezion fatta, chiaramente, tenendo fuori la Juventus, di quelle che ho visto quest'anno, la squadra che ci ha messo più in difficoltà in campionato, sia l'andata che al ritorno. Assolutamente vero, assolutamente vero. Allora adesso probabilmente è più il tempo, non tanto di andare a dare indicazioni tecnico-tattiche, quelle sempre, sempre benevole, ma il tempo dove adesso diventano protagonisti, lo sono sempre stati durante la stagione, i massaggiatori, i fisioterapisti, tutto lo staff, con il consiglio, con l'aiuto, con l'aspetto psicologico, perché adesso sono altri 30 minuti da giocare tutti, e molto spesso, perché no, anche psicologici. E chissà cosa ha scelto Gans di fare, lasciarle tranquille, parlare al gruppo, andare da una o un'altra, dire qualcosa, qualche piccolo consiglio sussurrato. E qui la strategia è fondamentale per l'allenatore, di avere coscienza e avere il totale polso della situazione e conoscere molto bene le ragazze. Nel nostro caso partiamo avvantaggiati, che sappiamo del rapporto meraviglioso che c'è tra il nostro tecnico e tutta la squadra. Eh sì, un rapporto meraviglioso costruito nell'arco della stagione. Siamo andati a ripescare l'ultimo pareggio tra Brescia e Napoli, 3-2 ai tempi supplementari. E lì c'era il Napoli, tra l'altro il Napoli di Roberta, però Giuliano, c'era la nostra Sabatino in quel Brescia, la nostra ex prima storica capitana, che mise a segno il gol del 3-2 al 98esimo minuto in quel caso. Però ecco, sostanzialmente sono 9 anni che non si arrivava a una finale di Coppa Italia giocata ai tempi supplementari. Per andare ai rigori bisogna andare ancora più indietro, Garri, ma non abbiamo tempo di fare questa ricerca live, ci proveremo, ma c'è tanta tanta tensione con Mr. Gans, che sta dando i suoi consigli, ogni membro dello staff che sta consigliando qualcosa alle ragazze, mister dei portieri Beretta, che sta parlando con i difensori del Milan, perché tra guardia e difensori c'è tanta sinergia, e poi sta andando a dare indicazioni, consigli a tutte le ragazze, mentre Gans va a colloquio con Vero Bocchete, Vero un po' il mister in campo, a sentire anche il polso, a capire, carpire anche qualche, perché no, confronto tattico su come si sta sviluppando, vista da dentro, questa partita, con il Milan che ha inserito Mauri e Grimshaw, mentre la Roma ha cambiato 3 giocatrici, Greggi, Bonfantini e Kaya Erzen, con una giocatrice fresca in più, con una Roma che ha spinto tanto. Il Milan ha fatto il momento migliore, probabilmente l'inizio del secondo tempo, fino a metà inoltrata del secondo tempo, dove ha avuto anche lì grandissime occasioni. Da un punto di vista della proposta offensiva sono strad'accordo con quello che hai appena detto, ma ti dico, in generale ho visto una grande attenzione dal centrocampo in giù da parte di tutta la squadra, e che ha quasi totalmente neutralizzato l'ottimo attacco della Roma, per cui molto molto bene.
Ricordiamo un attimino una cosa: sono tempi supplementari, ma sono i tempi supplementari classici. Classici. Non ci sono né golden goal, silver goal, nulla. Classici. 15 più 15. 30 minuti incollati qui ancora in compagnia da stamattina alle 10. Sì, abbiamo iniziato presto stamattina. Abbiamo iniziato a Melegnano insieme in questo viaggio con il nostro Priam Fernando, sempre presente tra Instagram Stories e sostegno alle nostre ragazze fino a questa finale. Speriamo insomma di essere ripagati come tutte le ragazze di tanto lavoro, di tanto sacrificio. Queste ragazze se lo meritano. Guardate gli occhi del nostro capitano, sempre sul pezzo, sempre concentrato. Il primo pallone, abbiamo visto la monetina e del Milan. E allora si riparte, iniziano i supplementari di Milan-Roma. Ci siamo. È il Milan a giocare il primo pallone, a muoverlo con la maglia bianca, quello della finale. Fusetti lo muove per Agar. Dietro da Corinciova, se la paura nei 90 minuti si sentiva, e in questi ultimi 30, Garri? In questi ultimi 30, come ti dicevo, la stanchezza farà da padrone, gli errori individuali aumenteranno, le situazioni dove faranno fatica a recuperare aumenteranno dalla stanchezza o dagli infortuni, per cui sicuramente sarà più movimentata d'ora in poi la partita rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. E qui la sensazione che la possa sbloccare la grande giocata, il grande talento, l'individualità, perché laddove si pareggiano con le squadre, con la stanchezza fisica al massimo, la luce la deve accendere qualcuno. Noi abbiamo grandi giocatrici che lo possono fare, e allora guardiamo questi restanti 28 minuti. Bonfantini cerca il tacco, una leziosità eccessiva per questo momento del match. Linari chiude perché un po' di stanchezza anche della nostra Yui, che è un piccolo robot per qualità e quantità. Guardate Laura Fusetti, capisce tutto, e anche lei crampi. Anche crampi anche per lei, anche perché la stanchezza non è solo fisica ma mentale, di nervi, e ti prosciuga tanto, ti fa stancare. Ma guardate qui come pettina di destro, roba, e offre di sinistro, e poi c'è, questo è un fallo chiamato da parte di Linari, e qui è stata ammonita Mauri prima. Cambiamo discorso, stiamo parlando di quanta stanchezza hanno nelle gambe le ragazze, e poi dal nulla Yui Hasegawa ti fa questo numero qua, 1-2-3, e ti fa sparire la palla. E questa è una brutta botta, tra l'altro. Sì, forse testa a testa, perché nello slancio si toccano entrambe la testa. Cristi Grimcio sfortunata, anche i sanitari del Milan hanno lavorato tantissimo perché sono entrati nuovamente in campo. Intanto momento magari per prendere fiato anche per le ragazze che possono così trarre ulteriore giovamento da questa interruzione, nonostante appunto sia terminata la gara, abbiano potuto rinfrescarsi sulle panchine. Vediamo un po' se si scalda qualcuno. Rimangono in movimento Simic, Spinelli, Rizza e Deborah. Salvatore Rinaldi, che da attaccante, qualora non ce la facesse Grimsch, davvero sfortunata sarebbe, perché è entrata a partita in corso al posto di Natasha Dawi, si è rialzata. È chiaro che un colpo alla testa va verificato con un po' più di calma e tranquillità. Allora esce e il Milan resta momentaneamente in 10 nuovamente, dopo l'uscita di prima anche è di Bergamasco. È bello vederla tornare, uscire dal campo. E qui Giacinti, hai visto? Ha fatto con l'occhio, ha chiamato la palla nello spazio a Yui Hasegawa, vedi che c'è possibilità di giocare. Adesso gli ha portato un uomo, Laura Gardi, infatti Vale non sarà contentissima. Adesso sta chiamando palla profonda, attenzione al fuorigioco, difesa clamorosamente alta della Roma, con tante difese che invece difendono basse per attaccare frontalmente la palla. Qui loro sono altissime, e loro fino adesso è andata bene col fuorigioco, per cui ci stanno puntando tutto in questo momento. O chiamano momento una tattica del fuorigioco e si buttano, ma saliranno, temo saliranno, perché se no, se la muove corta su Yui. E infatti ha giocato corto il Milan, lo avevamo anticipato. Molto bene. Cimini, la palla esce, carica il mancino Vero, resta lì a danzare questo pallone. Staccato. E però è qui ancora Vero a parlare, dice mi ha chiamato la palla. Rientra, ha fatto il gesto. Grimshaw. Rientra Grimshaw, ma avete visto, no? Il gesto della papera con le mani
con le dita aperte e chiuse, come dire, hanno chiamato palla, erano due le giallorosse, però è difficile che venga chiamato un fallo su Mia, un lascia. E allora si continua a giocare. Bernauer chiama incontro Giuliano. Grimshaw è tornata in forma, si è ripresa dal colpo ricevuto, il testa a testa con Elena Linari. Sono passati 5 minuti, il cronometro adesso è nostro amico nemico, vedremo. Grimshaw da terra, Bernauer, ancora Grimshaw, ancora va via Grimshaw a Giuliano. Bene. Grimshaw continua con il possesso palla, bello, offre a Mauri la possibilità di tirare, Mauri dentro! E arriva la chiusura! Tanto così! Bisuebi con Mauri, vicinissima al primo gol con la maglia del Milan, ma lei non ha tirato, ha guardato dentro, dove Giuliani è ancora lì, pronta per la foto, mani sui capelli. E sarebbe stato forse anche fuori gioco, ma se fosse stato autogol. E Zwebi è stata glaciale ad alzare fuoco questo pallone. Secondo corner del Milan. Linda si ripropone lo schema con... Ci riprova, la butta proprio dentro direttamente, guarda. L'hai chiamato Garri? E allora vediamo il traversone che va diretto, oh, in porta, te l'ho detto! Con vero messo giù in area di rigore. La traversa di Linda Tuccieri Cimini, l'avevi chiamata e qui c'è fallo di Linda. Ma il sinistro eroina, di Linda, guarda come sta rientrando. Il sinistro di Linda è telecomandato, lei ha fatto un paio di gol direttamente da calcio d'angolo e un te paio l'avevo fatti detto fare. Amico mio, la smanacciata sulla traversa c'è Hazard, ma come calcia Linda Tuccieri Cimini. Che giro, che taglio ha dato a quel pallone. Che peccato anche. E abbiamo colpito anche un legno, Garri. Sospiro che dice più. Dice che non parole. Ci facciamo mancare niente stasera. 3.000 fuori gioco. Fallo a terra la nostra, fallo della Roma. E qui voglio rivedere cosa è successo. Perché abbiamo 4-5 giocatrici, braccia larghe, come a dire cosa hai fischiato. Francesca. E noi... Italia. Rivediamo anche Fusetti qui, sta cercando di spiegare com'è possibile, anche perché da lì il pallone scotta. C'è Giuliano sul punto di battuta, che a proposito di educazione con i piedi ne sa qualcosa. Rivediamo. No, no, è stata vitale a calciare. Siamo onesti. È stata vitale a calciare, che poi si è fatta male probabilmente colpendo il tacco del piede, allora da lì il dolore al collo del piede, posizione sempre molto sensibile, ma attenzione a Giuliano da lì, si giocherà tanto su palla inattiva. Manuela Giuliano guarda la porta, Corenciova stavolta è lì, pronta a ricevere questo pallone perché sa che non andrà in mezzo con ogni probabilità. Giuliano giusto 3 passi di rincorsa e poi uno sguardo verso la porta, il pallone è alto. Fortunatamente alto. Il cronometro continua a girare veloce e crescono anche le emozioni, probabilmente proprio dovute dalla stanchezza, dagli interventi in ritardo, dai falli. Ma mentre ti parlo ho ancora in mente la parata di Cesar sulla traversa. Ero riuscito a rimuoverla per un attimo dalla mia mente e mi hai fatto ripiombare nell'incubo. La palla passa, Tuccieri, è buona la giocata per Giacinti, messa giù, allarga la lettone, guadagna fallo, fallo di Alisson Swaby. Ci ha detto bene, dai. 99 sul cronometro. Sai, questo è un buon minutaggio per buttarsi avanti. Pensavo per un cambio, stessi per dire. È un cambio con queste condizioni fisiche. Bisogna stare anche all'occhio, c'è sempre il rischio che fai un cambio, un secondo dopo la compagna di reparto le vengono i crampi di rifare un altro cambio e ti cominciano a mancare poi i giocatori. Tuccieri Cimini sul punto di battuta, c'è anche Yui, difesa sempre alta della Roma che difende a zona e scappa dietro. Il pallone passa a Grimshaw, non arriva di testa Mauri e ci riprova, rimessa dal fondo, tentennato un attimo, secondo assistente. Peccato. Ma il colpo di testa è stato di Cristi Grimshaw. Lo abbiamo visto, inquadrata Bernauer che ha fatto una partita davvero sontuosa. Vediamo Cristi, e invece è andata su Linari, era calcio d'angolo per il Milan. E siamo un po' sfortunati oggi in tutte le situazioni mezze mezze, tra fuorigiochi, non fuorigiochi, ammonizioni. Ma saremo più forti di tutto, mitico Garri. Palla di prima intenzione per
Cristi Griscio che va fino in fondo al minuto 100, anche se è entrata dopo. Cristi Griscio, pollice in su con Mauri, che è entrata bene anche Claudia Mauri, con una bella giocata, si è proposta bene con quel passaggio quasi autogol di Swebi, ma è Giuliano a ripartire. Passaggi sempre meno precisi, con la stanchezza che si fa sentire, se non è perfetta anche Giuliano vuol dire che la fatica c'è e si vede bene. Guardate anche qua, Bernauer. La linea nostra è sui 30 metri, Fusetti di testa, altra partita spettacolare, poi si butta avanti, eccola la superiorità creata da Fusetti, siamo che può veloci. Giocare con Yuya Segawa, 3 contro 3, che palla di Yui, che ha visto su un altro parallelo, su un altro pianeta, era per vedere questo, su un altro mondo, ha visto un corridoio che ha arredato come solo lei poteva fare. Swebi. Mauri, pressione. Linari, ancora Mauri, guardate come trotta in mezzo al campo a guard. L'errore di Greggi. E allora ancora Milan, dobbiamo salire, guardate Agar come si è buttata dentro bene, il pallone buono, Agar in posizione da attaccante, quasi non si capacita di essere solo, anche se si era buttata bene nello spazio. Yui, palla c'è, e sì, si vede su Bonfantini che riparte, il numero 22 è fresca, Tuccieri prova ad infastidire in qualche modo, pallone qui, vogliono il rosso, qui ha toccato il pallone. Salta in piedi la panchina della Roma. Ma anch'io ho visto nettamente che prendeva, sì, la palla. Sì, pallone, magari, anche secondo, sai, me. I nostri occhi faziosi chiedono poco obiettivi, ma mi sembrava nettissimo. Sì, in scivolata ha toccato prima il pallone. Ma come sono entrate bene sia Cristi Griscio che Mauri, ragazzi. La voglia di alzare questa bene. Coppa ce l'hanno tutte le giocatrici, ce l'ha tutto il Milan. Ma come vanno in pressione tutte e due, brave. Qui Tomari riesce a deludere con un po' di fortuna l'indato Cericimini. Erzien sulla destra, Pennella allontana Agar. C'è Mauri su questo pallone che allunga molto bene per Valentina Giacinti. Spalla alla porta, scambia con l'88, non c'è. Brava. Tanta possibilità di giocata, lo trova Mauri molto bene. Ancora Claudia, giusto, lucido, per vero, con e calma. Ora si ragiona, apritela, vedi, con Vitale che da braccetto si ritrova esterno alto perché Vale Berga con la grinta e con i denti stretti da supporto a Vitale. Torna ancora da Franci sulla destra, lo scambio col 7, Berga, Agar che si era buttata in maniera straordinaria dentro prima, Mauri, Asegawa, che giocata, destro ancora. Sinistro, Valentina Giacinti al limite dell'area, Valentina cerca lo spazio, Mauri controlla e calcia, una parabola interessante, la palla è scesa, strana. Ma c'è la rimessa dal fondo e c'è anche un cambio, entra con il numero 9 Banusic. Occhio a questa giocatrice che è molto 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 forte tecnicamente, non è in condizioni di forma ottimali, ma nelle poche apparizioni che ha fatto ha sempre fatto veramente bene questa giocatrice, tra cui un gol di rovesciata pazzesco. Tra l'altro, nonostante quest'anno, il nome, calciatrice svedese, con il nome che poteva lasciare immaginare altre provenienze, un po', un po' quello che accade con il nostro caro Ibra, esatto, arriva dal Montpellier, squadra ben conosciuta anche da Laura Gard, ed è stata in nazionale anche svedese dopo tutta la trafila nel settore giovanile svedese dal 2014 al 18, 7 presenze con la Svezia per Barusic. Attenzione all'errore, vero Greggi, adesso si soffre di testa, sempre a guard. Linda deve accelerare perché c'è proprio Barusic in pressione. Il controllo di Vale. E poi Fusetti con Mauri si lotta con i denti, guardate, con tutte le ultime sforze. Ma c'è vero che quando prende palla sembra fuori gioco? Posizione buona. Buona. Cristi Grimshaw in area di rigore, Linari, seconda palla ancora, Grimshaw arriva prima, no?
non c'è fallo mai, si continua a giocare, Asegawa libera il pallone per Giacinti, si va al calcio d'angolo, il terzo per il Milan. La Roma è stanca, eh? Asegawa era libera, stava chiamando quel pallone, abbiamo guadagnato comunque un calcio d'angolo sul quale si appresta ad andare la nostra giapponesina Yui Asegawa. 105 sul cronometro. In area di rigore c'è Vero, c'è Francesca Vitale che meriterebbe il primo gol stagionale dopo il gol che ha segnato contro la Juve a Monza di testa. Lei di testa che è la regina delle palle inattive. Pallone che arriva sul secondo palo proprio per la testa di Vitale. No, peccato. In torsione, pallone troppo lontano, traversone troppo lontano dalla linea di porta difesa da Camilla Ciasar. E adesso un minuto di recupero per la fine del primo tempo supplementare. Si continua a restare incollati sugli sgabelli del Mapei Stadium di Reggio Emilia per questa finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma. Vero per Mauri, si butta dentro Grimshaw, palla per Giacinti, Linari arriva prima ma fa fatica ad allontanare, allora con il piede perno destro deve dare una puntata al pallone con il sinistro, protegge Valentina Giacinti. 30 secondi al termine del primo tempo supplementare di Milan-Roma 0-0. Valentina Giacinti questa partita l'ha giocata con una quantità impressionante, che questa rimessa l'abbiamo guadagnata solo per la sua corsa. Mauri, altra rimessa, 10 secondi, se n'è andato anche il primo tempo supplementare. Adesso chissà, la butti dentro. Arriva Mauri, il traversone è lungo, arriva Erzen, è finito il minuto di recupero. E ora fischia due volte il direttore di gara per questa inversione di campo che sarà rapida. Noi restiamo sempre in diretta, Garri. Ammazza, tosta per le ragazze. Saranno già salite, saranno già entrate in campo con un fardello sulla schiena da portare per la tensione e per l'importanza dell'evento. Poi in più si sta giocando da qualche minuto, per cui complimenti a loro perché stanno tenendo duro, ma noi sappiamo bene, loro lo sanno meglio di noi, che ne vale la pena la grandissima, perché si sta parlando potenzialmente del primo trofeo per entrambe le squadre in caso di vittoria, per cui la posta in gioco è altissima. C'è Tamburini intanto che è corsa in campo a dare più bottigliette possibili a più compagne possibili, anche così si dà il proprio contributo ad aiutare psicologicamente, ma non solo, le ragazze. Si corre anche dalla panchina, si trema con Valentina Bergamaschi che continua a ricevere dei massaggi importanti da parte del massaggiatore del Milan proprio per le sue condizioni di instabili fisiche, con questi crampi che sono sopraggiunti, ma lei con i denti stretti sta continuando alla grande questa partita fatta davvero di sacrificio, fatto di testa, cuore e gambe, per citare mister Maurizio Ganz, che viveva, ne ha giocate di finali importanti, ne ha giocate tante, ma ha detto l'emozione di poter viverla da allenatore è tutta un'altra storia, una storia che continuerà con questo secondo tempo supplementare tra Milan e Roma, gli ultimi 15 minuti più recupero, poi se non cambierà nulla, se l'altalena resta ferma, si andrà ai calci di rigore. In questi ultimi 15 minuti dobbiamo metterci dentro tutto, tutta la stagione, tutti i sacrifici, tutte le corse, tutti i recuperi di quest'anno, tutto, tutti i contrasti, sono i 15 minuti più importanti. Primo pallone di Barosic che non riesce a controllare questo pallone, rimessa con le mani per il Milan con Linda Tucceri Cimini. Profonda, Erzen ributta il pallone al nostro 27, Svebi all'indietro, attenzione a Grimshaw, la sterzata di Linari, che invece, se Asegawa è quella che ha vinto più titoli con 9, dall'altra parte c'è proprio Linari che ha lo stesso numero di titoli vinti, è quella che ha vinto di più con la Roma, 3 Serie A, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, un campionato spagnolo con l'Atletico Madrid. Attenzione a Bonfantini, posizione regolare, attenzione, Corenciova, sempre Maia. Sicura.
E la sicura anche noi. Vero per Mauri. Si butta Grimshaw nello spazio. Mauri la pesca benissimo. E adesso c'è Vale dentro e anche Asegawa sul secondo. Grimshaw taglia dentro, ma è difficile seguire la sgroppata di Christy Grimshaw. È difficile per la difesa rientrare, ma anche per i nostri attaccanti seguire l'azione, perché la stanchezza veramente comincia a essere tanta. Eh sì, al minuto 107 accorciare, poi anche in fase offensiva è complicato. E qui Bonfantini col fallo di Vero, che tra l'altro si è fatto anche male per mettersi con il corpo tra palla e avversario. E adesso noi possiamo far valere la nostra grande tecnica del girare centrocampo, il pallone, padronanza, possesso di palla, padronanza del gioco e sperare nei piedi sapienti delle nostre giocatrici. Rinario e Giuliano, Bartoli, Mauri deve correre ancora una volta all'indietro. La chiusura di Francesca Vitale con le mani. Bartoli dalla rincorsa, immaginiamo una gittata molto lunga. Adesso è venuto incontro a Barosic, ma la rimanda dentro per una spizzata. Bartoli sulla testa, contenderle il pallone, c'è un'altra grande fisicata di Vitale. Allontana Bergamaschi, resta lì in pressione forte la Roma. Bartoli, doppio colpo di testa, si gioca un piccolo flipper, rimanda avanti adesso Giacinti. Sono tante le giocatrici, ha cercato una palla straordinaria, ma c'è Agar che ha fatto una partita stratosferica. E si riparte. Si riparte con Grimshaw che si allarga sulla destra per avere campo davanti e correre. E adesso è Grimshaw che può riconquistare questo pallone. È un pallone che pesa tantissimo, questa riconquista con Yui, la finta di Asegawa, la conclusione. Ma il preziosismo di Christy Grimshaw, che è andata a correre, a recuperare il pallone, andare in scivolata a recuperarlo, a recuperarlo per darlo a Giacinti, che ha offerto un cioccolatino a Yui Asegawa, che ha fatto comunque una finta di corpo stratosferica. Primo movimento perfetto, peccato sul tiro, per andare davvero a prendere questo pallone. Oh, però se c'era qualche dubbio, ragazzi, ci siamo, ce la stiamo giocando alla grandissima, ci siamo. Ci siamo, l'obiettivo è sempre quello di migliorare gara dopo gara per il Milan femminile, stagione dopo stagione, e noi l'asticella la stiamo alzando davvero stagione dopo stagione, perché stiamo migliorando sempre, sempre di più. Lo dicono i numeri, lo dice la storia del Milan femminile. Lo dice il fatto che siamo qui a guardarci una finale. Esatto. Dopo due terzi posti, è arrivato al secondo posto, è arrivata la finale di Coppa Italia, ma siamo qui per guardarla fino all'ultimo secondo, per sostenere le nostre ragazze, con la Roma che, ripetiamo, non ha paura di lasciare campo, perché preme tanto in avanti. Bonfantini esce bene, la sterzata di Bonfantini. Fusetti di testa, allunga molto bene Claudia Mauri, non era semplice senza vedere questo pallone girarlo dall'altra parte, lontano da ogni possibile turbamento. Certe volte è così che si deve fare, Assolutamente, lo faceva anche il numero 6. Lo faceva anche Franco, quindi. Lo faceva anche Franco Baresi, allora possono e devono farlo tutti, il più grande difensore della storia del calcio. Un'area di rigore Greggi, ancora Mauri ad allontanare Grimshaw, chiede ancora rigore la Roma, ma non c'era. Però quando sai, ti giri, che hai il pallone dietro, non vedi l'avversario, ti allunghi, c'è sempre, no, questa paura sostanzialmente. Da qui non si può vedere bene, da questa inquadratura, ma noi che siamo faziosi diciamo che non c'era nulla neanche qui. nel dubbio non c'era nulla, non alziamo la bandierina. Esatto, neanche noi. Io non alzo di sicuro. Alza il secondo assistente verso la porta di Camelia Ciasar, portiere rumeno ex Milan, che ha fatto un intervento straordinario sul calcio d'angolo di Linda Tuccieri-Cimini, smanacciando sulla traversa un pallone che urlava al gol. A Roma, Barosic
chiude ancora Mauri, è entrata molto molto bene. Chiagar sbaglia forse il primo pallone al minuto 112 che inizia in questo istante. Sì, ma le tre dietro stasera sono incriticabili, cioè, assolutamente pochissime sbavature, tutte e tre bravissime. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo Minari. Grimsch non arriva, ci arriva Giuliano. Serturini, ancora benzina. Bartoli si butta in avanti da terzino travestito da attaccante oggi. Serturini, uno contro uno con Bergamaschi, c'è anche Mauri pronto al raddoppio, eccola che arriva all'88, deve tornare indietro da Manuela Giuliano. La pressione di Grimsch è forte, va giù e questo è un pallone che andrà nell'area di rigore, scaraventato avanti. Valentina Bergamaschi ancora a terra con i crampi. Bergamaschi non ce la fa più, quella gamba sinistra massaggiata fino a poco tempo fa e quella dolorante, i crampi, rimane a terra. Beh, ha avuto da gestire forse la spina più affilata che avevamo nel fianco, Serturini, e ripartire ogni volta in attacco, per cui grande partita ma di grandissimo sacrificio. Però non sembra aver chiamato nessuno Mr. Ganz per un potenziale cambio, allora si continuerà con Valentina Bergamaschi. Siamo alzati per guardare se ha chiamato qualche giocatrice dalla panchina, invece si rialza in piedi, guerriera come le ha soprannominato Mr. Ganz in conferenza, il nostro numero 7. Vediamo un po' zoppicante Giuliano sul secondo palo, c'è Vero, non la sparacchia via Vero, la conserva lì e poi quando non vede soluzioni manda a lungo. Mancano 7 precisi più recupero alla fine di questa finale di Coppa Italia. Attenzione perché Cristi Grimsch, il pallone, peccato di testa Cristi. Ma il lavoro di Valentina Giacinti è clamoroso, anche questa corsa in pressione al portiere l'ha fatta sbagliare. Grande, sì, grande lavoro. Davvero non so fisicamente come faccia. Nonostante ovviamente la grande preparazione dell'ottimo staff atletico di Mr. Ganz e di tutto lo staff per avere un'anche dote naturale, immaginiamo, per poter correre davvero una maratona in una partita. La maratona va fatta anche 20 scatti, cioè, di cui la metà buoni bloccati per un fuorigioco, per cui è impressionante la potenza di questa ragazza. Vitale dal pallone a Valentina Bergamaschi. Mauri prova a buttarsi alle spalle di Cristi Grimsch che lascia campo alla nostra 88. Vitale ancora per Bergamaschi. Agar si apre, Korenciova, Barosic in pressione. Vitale tutti in piedi intanto in tribuna stampa, attenzione, è presentissima. Bella giocata di Giuliano, bella giocata, e adesso Maia tienila lì, 5 minuti e 30. Maia Korenciova oggi è stata veramente una bella certezza, una bellissima conferma, grande grande sicurezza, e l'ha trasmessa penso a tutto il reparto, infatti hanno giocato tutte benissimo, tranquille, e anche a tutto lo stadio, perché queste uscite, queste classiche prese, no, che tolgono da ogni impasse, questi palloni bloccati sono davvero, e qui un fallaccio di Denari, le ha tenute tutte giù lì, le ha prese tutte, le ha inchiodate lì ogni volta. E adesso si alza il Milan. Si riparte con una punizione che ci fa rifiatare. Ci rimette dentro, quantomeno, però, esatto, ci rimette quantomeno in zona area loro. Tutte su, attenzione alla ripartenza. Attenzione alle marcature preventive. Perché giochiamo un 2 contro 2 lì. Però Greggi va dietro e allora Tuccieri va avanti. A metà tra Grimsch e Agard. Yui Asegawa impegna Korenciova da casa sua. E allora Valentina Giacinti ad offrire a Bergamaschi. Bello. Il pallone per Vero che va diretto in porta. Oddio! La parata! Che peccato! Asegawa la controlla Yui! Rigore! Palla fuori area comunque. Pallone ricacciato fuori. Il fallo di Vitale. È successo di tutto.
Milan pericoloso, riguardiamo questa occasione, Garri, davvero è successo di tutto in relazione. È incredibile, incredibile le emozioni che si stanno vivendo. Occhio a questo pallone lungo per Bonfantini, siamo già dall'altra parte. Bonfantini non riesce a tenerlo in campo e allora la rimessa dal fondo è di Corenciova. Abbiamo buttato su questo pallone, anche non pensavo, visto che Linda ha buttato tutte su con le mani, ha fatto salire tutte, ha detto la calcio io, e siamo andati a combattere in area di rigore e siamo andati a prenderci questo tiro, questa occasione, questo pericolo. E dalla infatti, distanza bisogna crederci, questi ultimi tre minuti dobbiamo crederci. Grimshaw la mette giù, la sventaglia, Swaby capisce e allora Bernauer aiuta. Linari in posta con Bartoli stretta, deve giocarla di prima sia lei che Giuliano. Ferturini ancora davvero, ancora elettricità in corpo. Giuliano fa una grande giocata qui ai noi e libera Swaby. Mauri e Grimshaw in pressione, bene bene anche il loro ingresso, livello alto, la panchina ha dato una mano. Le scelte di Ganz hanno ripagato, le due sono entrate subito concentrate. Si cerca sempre la profondità sugli esterni della Roma e questo è il leitmotiv da inizio partita, è questa l'idea della Roma, sfruttare la velocità di Bonfantini. Ora è Serturini, prima Tomà, Bartoli, schermiamo tutto, due al termine, Erzen, lo sguardo dentro, il centro del terzino di testa rimette avanti, noi allontaniamo in qualche modo Bernauer. Di Bartoli in area di rigore non riesce a girare. Serenamente, pacatamente, va bene così. Rimessa dal fondo a 1:50 dalla fine. E qui guarda, qui su questo colpo di testa dobbiamo chiamarci, perché qui era da sola Linda, poteva farla scivolare quella palla e calciarla o accompagnarla sul fondo. Chiaramente dopo una stagione, dopo 119 minuti, dopo una finale tesa così, è facile se siamo qui seduti, ma da lì è una partita pazzesca delle nostre 22, le mettiamo tutte dentro, tutta la rosa e tutto lo staff. Bene. Vero. Quindi a differenza del primo tempo le palle continuiamo a recuperarle, però facciamo più fatica a ripartire, normale, manca lucidità. Però la concentrazione, guarda, immensa, qua, immensa Linda. Tantissima, rimane altissima. Immensa Linda, adesso non mi ricordo più niente, ma l'ultima finale vinta dal Milan nei calci di rigore con la Supercoppa contro la Juventus. Mauri, grande, grande ingresso da parte di Claudia Mauri. Ultimo minuto e poi l'ultimo recupero prima dei calci di rigore di questa finale. E allora al punto di battuta Maria Maia Corenciova. Al rinvio, altezza della metà campo di testa Fusetti, svetta più alto di tutti, 7 secondi, non dovrebbe esserci recupero, non vedo il quarto uomo con la lavagnetta. Serturini in mezzo, allontana Yui, calcia avanti, arriva il triplice fischio, allora la Coppa Italia si deciderà ai calci di rigore. Ma forse era questo il destino, dovevamo proprio viverla con la massima tensione possibile. E cosa c'è di peggio della lotteria dei rigori? È assolutamente nulla. Però siamo qui e adesso è una partita di testa, di cuore, di gambe e di cos'altro dagli 11 metri. Ragazzi, ci sono tanti tanti pensieri che le ragazze si porteranno in tutto il percorso dal centrocampo fino al dischetto del rigore. Ognuna di loro rivivrà un film completamente diverso e
vedremo come arriveranno a tirare, vedremo chi calcia i rigori. Intanto mister Beretta e le compagne tutte ad abbracciare Maria Maia Corenciova. Nei calci di rigore sostanzialmente il protagonista è il portiere, perché io lo tiro, lo segno, lo sbaglio, ho una chance che pesa un quinto, il portiere è sempre protagonista, e allora il portiere diventa fondamentale. Noi abbiamo un gran portiere, loro anche, e adesso la Roma cerca a compattarsi, noi ad abbracciarci singolarmente, una a una ragazza con l'altra, tutte ad abbracciare Maia, tutte ad abbracciare Maria Maia Corenciova, il nostro portiere, il nostro portierone, la nostra sicurezza, mentre dall'altra parte chi soffre di dolori, chi ha qualche problema acciacco fisico, arrivano i massaggi, arrivano costanti, frequenti, tutte a cercare la tranquillità, la serenità. Inquadrata Gard, lei andrà sicuramente dal dischetto Laura Gard, lei che calcia le punizioni, lei che calcia i rigori. Intanto Andressa tiene a battesimo la squadra con un discorso motivazionale. Noi abbiamo Ganz che tranquillizza tutte, parla con il portiere Maia, parla con chi calcia i rigori singolarmente. Due modi diversi di vivere questi calci di rigore, due modi diversi, ma due grandi squadre che avranno la possibilità di alzare per la prima volta un trofeo nella loro storia. La bacheca del Milan, l'abbiamo detto, è piena di storia, manca quella femminile che vogliamo iniziare a costruire da oggi, abbiamo già iniziato a costruirla, ma chiaramente un trofeo ti permetterebbe anche, come dicevi Marco, di gioire per le fatiche, i lavori, perché si suda per giornate come queste, si suda per alzare quel trofeo che dà senso a tutti i sacrifici. Qualora non arrivasse, il senso c'è lo stesso. Il senso c'è lo stesso, perché solo essere qua per le ragazze è un traguardo incredibile. Siamo contro una grandissima squadra, per cui non abbiamo nulla da rimproverarci per essere arrivati ai rigori. E tu prima dicevi, molto molto importante il ruolo del portiere, chiaro e determinante, tutti i cinque rigori sarà lì a vivere la protagonista. Ma ti dico, sarà anche molto importante vedere con che approccio mentale andranno giocatrici più esperte, che hanno vissuto tante partite importanti, anche tante finali, come Vero Bocchese, o giocatrici più inesperte, più giovani, che magari hanno quella spensieratezza, quell'incoscienza di non rendersi bene conto. Per cui è molto soggettivo, gli elementi qua in ballo sono troppi. Se zera tutto, ci viene in mente, il primo che mi viene in mente è Roberto Baggio, mondiale. Ma proprio per quello lo dico, paradossalmente il giocatore che ha meno esperienza va un po' più spensierato, boom, tira. Adesso il cerchio del Milan, anche insieme a quello della Roma, le telecamere vanno su quello della Roma e noi vediamo quello del Milan con l'urlo che sempre fa partire Maurizio Ganz. Intanto il pallone già sul dischetto, si tira dalla parte della curva ospiti del Mapei Stadium. Beh, Specchia, un grande, grandissimo grazie per questa stagione a queste ragazze. Grazie, comunque vada, grazie, comunque vadano questi rigori, e comunque vadano, segneranno la fine di questa stagione e l'inizio del futuro del Milan. Esatto, perché il futuro del calcio femminile è solo all'inizio, appunto. Vediamo un po', diventa anche importante un po' capire chi inizia a tirare. Anche lì può cambiare, come no, tutto dipende. Beh, storicamente vero, il primo che tira, esatto, storicamente il primo che tira è quello che tendenzialmente dovrebbe segnare. Il primo e l'ultimo. Esatto, per cui dovremmo, se partiamo sicuramente con la giocatrice più esperta. E allora, Milan-Roma, siamo 0-0, parte Vero Bocchete, lei contro Ciazar. La rincorsa di Veronica, Vero Bocchete, le solite indicazioni del direttore di gara, non puoi muoverti, non puoi spostarti. Rivediamo anche il secondo assistente che si mette sul lato corto dell'area di rigore, perché deve guardare lui, sono i suoi occhi umani a testimoniare se il pallone è entrato o no. E allora Vero, Veronica Bocchete, la rincorsa dagli 11 metri, numero 87 contro Camelia Ciasar, è tutto pronto per questa lotteria dei calci di rigore. Va Vero, la rincorsa di Vero, la parata di Camelia Ciasar. È soltanto il primo, calma e sangue freddo. E ha indovinato l'angolo, e qui Vero ha cercato tutto su spiazzare, no?
perché quando apri il piattone così hai giocato di psicologia col portiere, sei andato su spiazzarlo e qui Camelia Ciasar è andata a prenderlo, la grande esperienza di Vero Bocchete che è già triste, tutti a consolarla, ma è lunga dall'altra parte, parte col jolly, con l'asso, anche la Roma con Manuela Giuliano, e allora l'indicazione anche a Camelia Ciasar, il nostro porterone Maia. È doveroso, doveroso avere fiducia in questa ragazza. Poca rincorsa, poca possibilità di leggere dove calcerà il pallone. Il rigore dell'ex, tra l'altro. Rigore dell'ex. Giuliano contro Maia. Il gol della Roma. E allora 1-0. Portiamo pazienza, siamo solo all'inizio, sono tanti rigori, può succedere di tutto. Ha incrociato Manuela Giuliano sul punto di battuta, arriva allora Agar, un'altra che ha esperienza, freddezza, non ha nulla da invidiare a nessuno, ma come dicevamo si azzera tutto, positività e voglia di... E questo rigore pesa tantissimo, pesa più del primo, perché è stato sbagliato e perché ha segnato Manuela Giuliano, chissà che macigno sulle spalle di Laura Gar, che prende poca rincorsa e guarda subito l'arbitro e aspetta il fischio prima di calciare verso Camelia Ciasar. Tutto pronto, arriva il fischio, il gol! Ragazza, gol di Laura grande, Gar. Grande personalità, bene che c'era lei, bene che c'era lei ora. Il gol di Laura, che... Guardate che grinta, guardate che sguardo, davvero con la passione e il fuoco. E adesso Maia, pensaci tu Maia. Uno loro, ma siamo 1-1. 1-1. 1-1 il parziale. E adesso è Serturini sul punto di battuta. Un gol di Serturini che bacia quasi il palo. 2-1 Roma. Serturini è andata a sfiorare proprio il palo alla sinistra di Maia Korenchova. E adesso c'è... Rivediamo intanto. Proprio sfiorato il palo. In 2 mm più di là. È un bel rigore questo, ha rischiato tanto. Palo interno. Oh, Christy Grimshaw. Sul punto di battuta Christy. Si muove Camelia Ciasar. Non la guarda. Christy... Non guarda il movimento di Camelia. Peccato, ma non molliamo Specchia, non si sa mai, ne abbiamo viste di cotte di crude la nostra vita ai rigori. Eh sì, Linari adesso si appresterà a calciare, vediamo il replay, ha indovinato anche questo angolo. Il prossimo non è fondamentale, non è decisivo, ma è molto importante. Elena Linari. Anche perché sta andando a tirare una ragazza molto molto forte, di grande personalità, ma è altrettanto forte il nostro portiere. E anche lì molto esperta, a proposito di esperienza, ne aveva Vero, ha sbagliato, può sbagliare benissimo anche certo. Elena Linari. La storia del calcio ci racconta di tanti campioni molto esperti che proprio... Che dalla postura ci immaginiamo la botta forte. Vediamo invece se aprirà il piattone o chiuderà e metterà di precisione Elena Linari. La rincorsa alto! Bene, bene. L'avevamo preannunciata. T'avevo detto poteva accadere, Specchia. La conclusione forte. Questa rincorsa era la classica del difensore centrale, dritto per dritto e il pallone alto. Siamo ancora 2-1 Roma. E non siamo tesi noi due, no, tranquilli. Pallone alto, non di molto, guardando il replay di questo calcio di rigore. Adesso Linda Tucceri Cimini. Proprio lei, una delle migliori in campo stasera. Tanto, tanto così dal gol è andata sta ragazza. Hanno sbagliato le due giocatrici più di esperienza, Vero e Linari. Eh sì. Fino adesso. Quelle che hanno vinto di più. Linda Tucceri Cimini. Con il suo mancino, l'arbitro fa mettere bene il pallone, ma era sul dischetto. Beh, e questo speriamo non questo influenzi. No, anzi. Linda. Tucceri Cimini, il palo. Palo. Si resta 2-1. 4 rigori, un gol. Ragazzi, qua si sta parlando proprio del... Secondo legno di Linda Tucceri Cimini. Secondo legno per Linda Tucceri Cimini, che è andata forte e precisa, troppo precisa, è andata sul palo e ancora una volta Cesare era andata su quel pallone.
Bernauer, la miglior giocatrice della Roma su tutte, anche lei grande esperienza, come Vero e come Linari. Si affaccia al dischetto con grande tranquillità. È arrivato forse il momento di fare un paratone. Grande tranquillità importante per Bernauer, che non guarda Maia con gli occhi di ghiaccio, invece prova a studiare i movimenti del numero 5 e apre le braccia cercando di rimpicciolire la porta. Bernauer, la rincorsa del 5. Peccato, ma complimenti comunque, grandi complimenti a questa grande squadra, a questo grande Milan. La Roma vince per la prima volta la Coppa Italia e il Milan esce comunque tra gli applausi che vogliamo fare alle nostre ragazze, al nostro staff, per averci permesso anche solo di vivere questo sogno, un sogno che ha visto protagoniste tutto il Milan, ha visto protagoniste, dunque noi ci uniamo agli applausi che l'alta dirigenza presente al Mapei Stadium sta facendo alle ragazze, li facciamo anche noi, e tutto l'affetto e il calore dei tifosi anche presenti a casa, che spero che, qualora non avessero ancora visto il Milan femminile, lo abbiano fatto e si siano avvicinati a questo mondo oggi e possano da oggi diventare tifosi del Milan, perché sono tifosi del Milan, le nostre ragazze indossano i colori del Milan e rappresentano il Milan, e allora c'è la possibilità l'anno prossimo di partecipare alla Champions League per la prima volta, c'è la possibilità di togliersi altre grandi soddisfazioni, di andare a lottare in alto ai vertici del campionato come fatto quest'anno e di rigiocarci il prossimo anno, perché no, un'altra finale di Coppa Italia, Marco. Ma spesso da delle sconfitte poi nascono le più grandi vittorie. Mi ricordo un discorso meraviglioso che fece proprio Paolo Maldini, quando un po' scherzando, ma molto non scherzando, ha dichiarato una volta: sono il giocatore che ha perso più finali. Ed effettivamente, dati alla mano, è vero, se vedete, ha giocato talmente tante finali Paolo Maldini che poi ne ha perse tante di importanti, finali e semifinali. Per cui la cosa importante, l'insegnamento è andare avanti. Se siamo qui, abbiamo giocato, è perché abbiamo lavorato bene, per cui bisogna continuare a lavorare bene. Quest'anno sono due secondi posti, secondo in campionato, in finale di Coppa Italia, e dove la prossima anno ci andiamo a giocare anche la Champions League, per cui positivi, andiamo avanti. Abbiamo perso contro una grande squadra, noi siamo una grande squadra. E allora bellissimo il discorso di Mr. Gantz, che sta applaudendo tutte le sue ragazze, sta facendo un discorso motivazionale, agitando le braccia, caricando e facendo i complimenti alle ragazze. Adesso le vuole tutte vicino a sé, perché vicini sono stati durante tutta questa grandissima stagione, vicini hanno distrutto ogni record rossonero, e vicini anche adesso, vicini come questi abbracci che non vediamo ma che vi raccontiamo, il 5 e gli abbracci a tutte le ragazze rossonero. Allora ancora grazie ragazzi, anche noi virtualmente abbracciamo tutte, e allora grazie e un caro saluto da parte di Francesco Specchia e Garrincia, Marco Castellani, a presto amici.